L'idea di attribuire maggiore autonomia alle regioni che ne facciano richiesta non è un'invenzione del centrodestra, non è un'invenzione della sottoscritta. È invece, udite udite, un principio inserito nella nostra Costituzione con la riforma del titolo V, riforma varata nel 2001, approvata tra l'altro a colpi di maggioranza sotto il governo di Giuliano Amato, governo della sinistra, e poi confermata dagli italiani con il referendum. E tanto per dire quanto ci tenessero, quella riforma è stata l'approdo di un percorso iniziato addirittura nel 1997 dal governo Prodi e proseguito con i governi di Massimo D'Alema. Quindi, se non sono stati né questo governo né questa maggioranza a modificare la Costituzione introducendo il principio dell'autonomia differenziata, perché già c'era in Costituzione grazie alla sinistra, cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo individuato una cornice di regole entro le quali sarà possibile dare attuazione al principio dell'autonomia differenziata. Non è vero che l'autonomia va contro una parte dell'Italia e crea le differenze. Le differenze esistono oggi, esistono tra i diversi territori della nazione, ma non derivano dall'autonomia differenziata. Derivano dalla differenza tra regioni gestite meglio e regioni gestite peggio. Con questa legge i cittadini avranno la possibilità di giudicare meglio chi li governa. Buonasera, buonasera, ben ritrovati con Focus. Sono le 21:21. Giorgia Meloni difende l'autonomia, se la prende con una parlamentare di 5 Stelle che ha parlato di Piazzale Loreto. Mi vogliono appendere a testa in giù, ha detto, siamo ai toni da guerra civile. La zuffa è soprattutto con Nelly Schlein del Partito Democratico, che ha detto, vedete, abbiamo vinto nei 6 capoluoghi di regione dove si è imposto il centro-sinistra, il che significa che a queste regioni, a queste città, l'autonomia non interessa, è un voto contro la Meloni. La Meloni, come avete sentito, ha perso le staffe, ha risposto per le rime. Partiamo da questo, ovviamente, dopo il ballottaggio, le lunghe dirette sulle nostre reti, sia su Antenna 3 che su Rete Veneta. Vi abbiamo dato tutti i risultati dei ballottaggi del Veneto e grazie per i grandi ascolti che ci avete ancora una volta garantito. Allora, vi presento gli ospiti di questa puntata, sono tutti in studio. Rosa Poloni dei Lavoratori Precoci, grazie. Buonasera. Grazie Poloni. L'onorevole Roberto Caon, imprenditore. Buonasera. Buonasera Caon. Il riconfermato, nuovamente confermato, sindaco di Scorzè, Giovanni Battista Mestinelli, nel senso che era già stato sindaco e adesso lo è diventato di nuovo nel suo paese. Complimenti sindaco. Grazie. Molti complimenti. Gian Antonio Da Re della lista Da Re. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Buonasera onorevole, grazie molte. Antonio Tocchetto, vicepresidente del Consiglio Comunale di Treviso per il Partito Democratico. Buonasera. Grazie. E il professor Francesco Pontelli, economista. Buonasera, grazie. Professore, grazie. Buonasera a tutti. Grazie molte anche a lei. Avremo tra poco qui anche Simonetta Rubinato. Io partirei da quello che è stato anche lo scontro dei ballottaggi, ma direi prima di tutto l'autonomia e questo contrasto. Sentiremo poi altre dichiarazioni di Giorgia Meloni, sentiremo come avrà risposto Elly Schlein, quali sono poi soprattutto, quali saranno e sono le conseguenze su questo territorio. Allora, Giovanni Battista Mestinelli, chi ha ragione? Cioè, il centrodestra nei grandi capoluoghi avrebbe perso, secondo la Schlein, perché a quelle città e a quelle regioni le riforme del governo Meloni non piacciono. Beh, insomma, a livello amministrativo contano le proposte che si fanno, le classi dirigenti che si mettono in campo, e conta diciamo il bene che si cerca di fare per i vari comuni. C'è un dato secondo me interessante di questa cosa qui, di questa grande battaglia contro l'autonomia. Forse mi sbaglio, direttore, ma da circa 2 mesi che c'è questa battaglia feroce della sinistra e del Movimento 5 Stelle contro l'autonomia differenziata, è da 2 mesi che io non sento il Partito Democratico Veneto proferire parola. Io ero rimasto che il Partito Democratico Veneto era a favore dell'autonomia del Veneto.
io ero rimasto che al referendum famoso, quello c'era la scritta la tirata via, no? Sì, 2000... no, abbiamo tolto il counter nel momento in cui il DDL Calderoni è diventato 2000, legge. Ecco, 2000 giorni, no? 2400 giorni. 2400 giorni fa il Partito Democratico Veneto è venuto qui a dirci che voleva votare per l'autonomia, per il referendum, ha votato per il referendum, ha votato per l'autonomia del Veneto, ha votato per l'autonomia differenziata e adesso i parlamentari, pochi per fortuna, per che ora. Il Partito Democratico in Veneto elegge, a Roma hanno fatto sentire la loro voce contro la Schlein che continua a sparare palle incatenate contro l'autonomia del Veneto e contro quello che i veneti hanno votato con il referendum? Perché qua allora se no, c'è un atteggiamento che veramente è incomprensibile. Per cui si viene qua e si dice, ah, qua, in Veneto si dice siamo a favore dell'autonomia. Poi si va a Roma e no, e lì sai, siamo del Partito Democratico, dobbiamo essere contro la legge delle autonomie. Allora, l'autonomia differenziata è stata fatta riforma costituzionale del governo D'Alema 2003. Ok? 2002. 2003, sempre lì. Nella... Se devi essere preciso, sì, preciso. Mamma mia, adesso ho capito perché continui a stare all'opposizione. Allora, il problema, il problema fondamentale è che questa autonomia, questo modello di autonomia, e cioè, cosa significa autonomia differenziata? Ogni regione sceglie a seconda delle sue situazioni, contrattando col potere centrale. Questa autonomia, questo modo, lo ha scelto il centro-sinistra, ok? Non lo ha scelto il centro-destra, lo ha scelto il centro-sinistra. Con la riforma costituzionale di 20 anni fa. Adesso la stiamo mettendo in essere, c'è stato anche un referendum, adesso non va bene. Adesso assolutamente sta cosa non va bene. Spacca l'Italia, si creano delle sconquassi, delle cose vergognose. E i veneti che sono lì in Parlamento, eletti nel Partito Democratico, eletti nel Movimento 5 Stelle, stanno zitti. Questa è la cosa che a me dico, ma scusate, ma ci state prendendo in giro? Allora, se 20 anni fa avete scelto voi questo sistema di autonomia differenziata, prevedendo anche le materie, adesso si fa una legge ordinaria in esecuzione di quella legge costituzionale, perché non è una riforma costituzionale questa, è una legge ordinaria, e si fa tutto questo e alla fine adesso si dice, ah no, è brutto, si spacca il paese. Io vorrei capire il Partito Democratico Veneto se vuole difendere gli interessi del Veneto. Adesso sentiamo su questo Antonella Tocchetto e poi veniamo ovviamente da Gian Antonio Tare. Ha vinto Mestriner ma per una manciata di voti però. Allora, diciamo la veniva verità. Qui a fare le prediche perché è un gran predicatore. È peccato però, si vede che è stato impegnato in campagna elettorale perché è poco informato, non deve aver letto i giornali degli ultimi almeno mese e mezzo. E doveva stravincere, insomma, intanto è andato al secondo turno, poi ha vinto a 52 a 47 mi pare più o meno, quindi non una grandissima vittoria. In più oggi poveretto hanno pure espulso Micheletto, voglio dire, sì. Sono affari loro dei leghisti, però insomma mi pare che le macerie ci siano un po'. Comunque, per tornare alla narrazione fantastica e fantasiosa di Mestriner, che vedo che ha ancora l'adrenalina della campagna elettorale, gli spiego semplicemente due cose molto semplici. Allora, certo, abbiamo voluto noi nel 2001-2002 legge Bassanini e anche sottosegretario Vignieri la riforma per portare la famosa, diciamo così, autonomia differenziata, diciamola così. E non è sparito il segretario regionale, nonché senatore Martella. Perché Martella... nel novembre 2023 propone un percorso di 7 materie al come era previsto anche nella riforma che ha iniziato e quasi perfezionato all'Emilia Romagna, dove, per essere chiarissimi, la Schlein era vicepresidente,
assessore e c'era anche Bonaccini. Quante eletto al Parlamento europeo con qua... Io non ti ho lasciato parlare. Scusi, io non sono in campagna elettorale. No, capisco, se io mi mettevo contro di te, io vincevo io, guarda, sì, è abbastanza sicura. Perché 47 a 52, per un dato estetico, sicuramente. Per un dato estetico, sicuramente. Se mi fai finire, allora. Quella riforma, che era il percorso che ha fatto l'Emilia-Romagna, che ha fatto tre, quattro anni fa, era il percorso che anche la Regione Veneto, cioè il Partito Democratico del Veneto, voleva portare avanti. Ora fanno in fretta e in furia una legge quadro. In fretta e in furia dopo 400 giorni. Fanno in fretta e in furia una legge quadro con 23 materie di cui anche loro non sono convintissimi, perché sanno benissimo che, cari telespettatori, non credete a Mestriner che domani mattina, sono anche fiduciosa, il 27 novembre del 2024 voi avete l'autonomia, perché l'autonomia non l'avrete mai, perché adesso inizieranno tutta una serie di commissioni. Ma non capisco, ma tu la vuoi o no l'autonomia? Ma perché no? Ma scusa, ma la vuoi o no l'autonomia? Ma perché sei nervoso? Le 23 materie, sei nervoso, le 23 materie, le vuoi? E fammi finire il ragionamento. Le 23 materie, le vuoi? Stai al tuo posto e fammi finire il ragionamento. Allora, discuteranno sulle 23 materie, di cui gran parte di Fratelli d'Italia non è nemmeno d'accordo. Le 23 materie, quali saranno? L'universo in Parlamento, mondo. Ma non sei d'accordo. Peraltro ricordo che anche alcuni sindaci del sud, non leghisti, ma di Fratelli d'Italia o di Forza Italia, stanno manifestando e daranno una mano a raccogliere le firme alla CGIL. Quindi, come vedete, cari telespettatori, ma la, vuoi la o no? Grande narrazione di Mestriner è una narrazione di fuffa, no, perché lui vi vuole vendere io non capisco. In più, tra l'altro, ha detto anche una cosa errata, perché il famoso referendum del 2017, il Partito Democratico non è andato in massa a votare, ma ha fatto un ragionamento diverso. Che ragionamento diverso ha fatto? Non siamo convintissimi. Se però siamo convintissimi, gli iscritti vogliono andare a votare, possono andare a votare. Dai. Quindi la narrazione di Mestriner è sbagliata anche da questo punto di vista. Devi dire, siamo contrari all'autonomia, è più semplice, no? Se lui sa, e dillo. E se è così serio che questa legge quadro, proprio perché è un avvocato, sono contrari all'autonomia. Il 27 novembre del 2024, come vedete, nervoso perché mi parla sopra. Perché sa bene anche lui narrarvi una realtà che non esiste. E che questa legge quadro è solo una bella favola che si porta avanti per accontentare una parte del Veneto, che può essere utile per le prossime elezioni regionali, ma alla fine quella riforma che voi credete che avverrà di una grande autonomia del Veneto, dove in soldoni, perché questo è il succo del discorso, i soldi li terremo qua, li spenderemo come vogliamo, non si attuerà mai e non esisterà mai. Ma chi ha voto o no? Al di là esisterà che mai. La vuoi io no? La voglio, voglio avere il percorso che ha fatto l'Emilia-Romagna e voglio limitare le materie a 7, come abbiamo proposto in Consiglio regionale. Allora, sentiamo intanto moltissimi SMS e WhatsApp, sono già arrivate diverse decine, arriveremo a 2000 come ogni sera a Focus. Intanto vediamo ancora le dichiarazioni di Giorgia Meloni sull'autonomia, vediamo cosa ha detto oggi in risposta agli attacchi da parte dell'opposizione, che aveva anche manifestato in piazza. Vediamo. Di attribuire maggiore autonomia alle regioni che ne facciano richiesta non è un'invenzione del centrodestra, non è un'invenzione della sottoscritta. È invece, udite udite, un principio inserito nella nostra Costituzione con la riforma del titolo V, riforma varata nel 2001, approvata tra l'altro a colpi di maggioranza sotto il governo di Giuliano Amato, governo della sinistra, e poi confermata dagli italiani con il referendum. Noi abbiamo individuato una cornice di regole entro le quali sarà possibile dare attuazione al principio dell'autonomia differenziata. Perché farlo adesso, visto che in più di 20 anni non è stato fatto? Perché in questi anni diverse regioni hanno chiesto a gran voce di dare seguito a quanto era previsto dalla Costituzione. Direte sì, certo, lo hanno fatto la Lombardia e il Veneto, che sono regioni governate dal centrodestra, quindi comunque lo fate perché è una cosa che condivide il centrodestra. Non proprio.
Certo, la Lombardia e il Veneto hanno anche celebrato un apposito referendum tra i propri cittadini che hanno confermato con quel referendum di volere maggiore autonomia e hanno firmato accordi preliminari con il governo per l'attuazione della disposizione inserita dalla sinistra in Costituzione. Però nessuno, curiosamente, ricorda che la regione Emilia-Romagna, a guida PD, ha fatto la stessa cosa. Ma anche molte altre regioni hanno adottato atti formali per chiedere maggiore autonomia. La Liguria, che è di centrodestra, la Toscana, a guida PD, poi, sempre quando erano a guida PD, lo hanno fatto anche il Lazio, le Marche, il Piemonte, l'Umbria e perfino la Campania del governatore Vincenzo De Luca, che oggi finge di non ricordare, si straccia le vesti contro il nostro provvedimento. Voi direte, ma magari Elly Schlein non era d'accordo, per esempio, con quello che ha fatto Bonaccini. Difficile da sostenere, visto che lo ha candidato capolista alle elezioni europee. Insomma, questa ancora era l'intemerata di Giorgia Meloni contro gli avversari, i nemici dell'autonomia. Non è la prima volta che interviene così, in maniera così determinata, e quindi diciamo che sulle riforme il centrodestra continua a spingere sull'acceleratore. Saluto e ringrazio Simonetta Rubinato, Veneto per le autonomie. Lo scontro buonasera onorevole Rubinato, lo scontro tra Meloni e Elly Schlein nel momento in cui il Partito Democratico, l'opposizione, dice avete perso nelle grandi città perché le grandi città, le regioni non vogliono l'autonomia. Poi diciamo anche che in compenso in Veneto ai ballottaggi ha vinto centrodestra 10 contro 6, questo è diciamo il risultato in soldoni. Cosa ne pensa allora? Che da alcune parti d'Italia non si voglia l'autonomia, lo sappiamo bene. La vogliono solo in Veneto. Il problema è che non si fa una legge per tutte le regioni d'Italia se la vuole solo il Veneto. Questo secondo me è l'errore di strategia fondamentale fatto anche da chi sostiene la riforma. Io vi faccio fare un... non è uno scoop, ma mi sono portata due pezzi di carta. Allora, che una volta io ero anche entrata nel Partito Democratico. Manifesto di Veltroni, 2007. Punto ottavo del manifesto. Completare la riforma federale dello Stato, Costituzione fatta da ovviamente centrosinistra, la riforma del titolo quinto, attuando negli aspetti più innovativi, a cominciare dal federalismo fiscale e dalle forme particolari di autonomia che possono avvicinare le regioni a statuto ordinario alle autonomie speciali, con uno sguardo particolare alle grandi aree metropolitane. Quindi, al tempo, com'è in tutta Europa? Sono i partiti di sinistra e di centrosinistra che sono federalisti e autonomisti. Invece? E la destra è di solito centralista. Boh, dopo qua bisogna capire bene se chi dice di essere autonomista, dove è autonomista, lo vedranno i cittadini, lo giudicheremo. Poi un'altra cosa simpatica che volevo far vedere è, io ero in Parlamento, 30 ottobre 2007, governo Prodi, schema di disegno di legge di attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione, di iniziativa del ministro per gli affari regionali Linda Lanzillotta, moglie poi non va bene neanche lei di ministro Bassanini, se non hai sentito bene. Allora, in questo è il disegno di legge presentato, eccolo qua, dalla ministra Lanzillotta, governo Prodi 2007, approvato a dicembre 2007 in Consiglio dei Ministri, è arrivato in Parlamento a gennaio è caduto purtroppo il governo Prodi e quindi questo disegno di legge è caduto. Questa è la pagina del disegno di legge di attuazione, una pagina, 3.000 battute per la legge di attuazione del comma sesto. Si richiamava semplicemente un po' di percorso, si richiamava la procedura per le intese con le confessioni religiose, 3.000 battute a una sola pagina. L'attuale disegno di legge approvato dal Parlamento, 33.000 battute, 10 volte tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pagine. E questo cosa di procedura significa? Cioè, di ostacoli. Significa. Spieghiamo ai telespettatori, significa, cioè il fatto che sia più lungo. Beh, penso che siano in grado di capire. Beh, insomma, non che sempre. La Costituzione, per essere attuata, quel governo diceva bastano due norme di procedura e si fa il negoziato tra la regione interessata
e il governo. Dopodiché questo accordo ovviamente deve tener conto di quali progetti ha la regione, della sostenibilità, e poi si va in Parlamento e si fa un'intesa che viene approvata o bocciata, punto, semplicissimo. Non si possono chiedere in un colpo solo 23 materie, non si può, è comunque un percorso, eccetera, eccetera. Non si può neanche dire che sono 3 invece di 23, però si tratta di dire che cosa si vuole fare. Bene. Senza tanti aggravi e procedure, tant'è che Bonaccini nel 2017 in commissione bicamerale disse: bene che non ci sia una legge di attuazione, perché così il percorso è più flessibile e si adegua alle diverse situazioni. Poi in politica tutti possono cambiare idea, però secondo me ancora, cioè, come dire, contare sul fatto che gli elettori, i cittadini non se ne ricordano, non va bene. Bisogna cominciare da destra e da sinistra a essere più, come dire, coerenti e corretti. Allora io dico che questo disegno di legge che è stato approvato è quello che sono riusciti a produrre. Non è né la spaccatura del paese né l'autonomia che hanno chiesto i veneti. È qualcosa, lo vedremo, è un tale percorso irto di ostacoli, irto di difficoltà per tante regioni che non la vogliono neppure l'autonomia, che assicura i livelli di denaro che oggi ricevono alcune regioni, quelle che non chiederanno l'autonomia, esatto. Non assicura un miglioramento per le regioni, quella del Veneto in particolare che l'ha chiesto, che su alcuni fronti è una delle regioni in cui la spesa storica è più bassa di tante altre parti del paese. Io mi auguro che da questo disegno di legge fra 2 anni, 3 anni, vedremo, sortisca qualche buon effetto per il paese, perché qualsiasi passettino in avanti va bene, però se vogliamo parlare di autonomia e di federalismo fiscale, cancellerei un po' tutte le chiacchiere che sento da una parte e dall'altra e direi torniamo anche insieme in Veneto, perché queste scelte l'hanno dimostrato i cittadini nel 2017, l'autonomia non è della Lega, l'autonomia è dei veneti in modo trasversale, e secondo me non la si porta a casa facendosi dividere come i polli di Renzi sulla strada che dovrebbe vedere di Renzo, scusa, di Renzo, è vero, grazie della correzione, grazie. Non si porta a casa un risultato che i veneti hanno chiesto a tutte le forze politiche del Veneto, soprattutto a quelle che si sono sempre dichiarate federalista e autonomista. Grazie direttore. Grazie a lei, grazie onorevole. Onorevole Rubinato, comunque ricordiamo che le regioni che non vogliono l'autonomia non sono obbligate a prendersela, no? Sì, però senso. Il meccanismo che è stato messo in piedi è per un'autonomia indifferenziata. Si pensi che c'è un articolo, e chiudo, direttore, che dice che se anche una regione sostanzialmente avesse la possibilità di prendersi una competenza e dice vabbè, con le risorse attuali, ma poi ne aggiungo io perché chiederò ai cittadini, perché mi interessa fare questa cosa, aumentare i posti in casa di riposo piuttosto negli asili nido. C'è scritto che fino a quando non sono stanziate le risorse per tutte le regioni, non lo può fare neanche nella sua regione. Ci pensi un po' lei? Allora, grazie. Per ora mettiamo i piedi nel piatto e vediamo le conseguenze del voto. A Bassano del Grappa abbiamo seguito molto scrupolosamente la contesa tra Nicola Finco e Roberto Compagnolo. Campagnolo l'ha spuntata il candidato della Lega Forza Italia e Democrazia Cristiana, cioè il vicepresidente del Consiglio regionale che dovrà dimettersi in questi giorni dal Consiglio, ha perso Roberto Campagnolo del centro-sinistra, e l'altro ballottaggio sotto i riflettori era quello di Vittorio Veneto, dove ha vinto Mirella Bagliana del centro-sinistra, con polemiche nel centrodestra e proprio nei l'altro giorno un duro scontro tra Gian Antonio Darè e Riccardo Barbisan nei nostri studi. Ma vediamo intanto il servizio di Lina Paronetto. Noi non eravamo nel ballottaggio perché siamo rimasti fuori al primo turno, quindi noi siamo già stati, diciamo, penalizzati al primo turno. Ne prendiamo atto e penso che basterebbe fare il conto dei voti per capire che uniti si vince, o come dico io, da soli si fa prima, ma assieme si fa molta più strada. La frattura nel centrodestra ha consegnato il comune di Vittorio Veneto a Mirella Bagliana e alla coalizione di centrosinistra, ma su chi siano i colpevoli della scissione all'interno della Lega è una questione di punti di vista, anche se ognuno è convinto di avere in tasca una verità assoluta. Gianluca Posocco, Gian Antonio Darè, Antonio Miatto da una parte, la sezione dall'altra, la spaccatura, la scelta inevitabile di correre divisi con Giovanni Braido, che sintetizza così il grande pasticcio che ne è uscito. Potevamo vincere con me al primo turno, ciò non è avvenuto e quindi il risultato era
era già scritto praticamente. Dopodiché, giustamente, i cittadini, che non sono stupidi, tra 5 anni di mala amministrazione, anche se di centrodestra, e una persona per bene che si proponeva come innovatrice, ha scelto giustamente l'innovazione. Sarebbe lui, il noto, Brydon neanche chiama per nome da re, il vero responsabile. Ho studiato per fare l'avvocato, non per fare il politico, per cercare di dare un aiuto alla mia città, questo volevo, questo pensavo la città necessitasse, qualcun altro ha scelto diversamente, strafregandosene della città di Vittorio Veneto, e questi sono i risultati. Lo stesso Brydon, d'altro canto, con una dichiarazione shock, aveva fatto irruzione nella campagna elettorale pre-ballottaggio invitando a votare Balliana, con una Lega cittadina disintegrata in cui sono volati gli stracci. Io sono un piccolo cittadino e non voglio entrare in queste cose che sinceramente mi portano alla nausea. Brydon entra in consiglio, l'unico eletto riferibile al Carroccio è lui, sebbene non sia militante e la tessera di sostenitore neanche sia stata registrata. Inutile dire che direttive dal partito non ne prenderà, voterò da uomo libero quale sono, fa sapere. Ai leghisti vittoriesi è arrivata in queste ore formale comunicazione del commissariamento della sezione sull'operato del segretario regionale Alberto Stefani e di quello provinciale Dimitri Coin, Brydon è netto. Secondo me doveva essere imposta l'alleanza di centrodestra Vittorio Veneto, senza se, senza ma. Quello doveva essere il punto fisso e tutto il resto, come diceva il buon Califano, noia, e dovevano essere così epurati, nel senso chi non era d'accordo con questo accordo di principio, insomma. Ecco, dice Brydon, doveva essere imposta l'alleanza di centrodestra che abbassava il grappa, tanto per fare l'altro esempio, è stata recuperata al secondo turno, perché al primo turno erano andati separati Fratelli d'Italia da una parte con Elena Pavan, Nicola Finco con la Lega e Forza Italia, Democrazia Cristiana dall'altra, poi nel secondo turno si sono apparentati, no? Gianantonio De Re, Zaia ha detto uniti si vince, no? Ma Zaia chiaramente ha detto uniti si vince, però non mi pare che le cose siano andate così, perché a un certo punto voglio ricordare che la proposta che era sul tavolo era di Gianluca Posoco, che è stato per 5 anni il vice sindaco della città governata dalla Lega, voluta dalla sezione, voluta dal sottoscritto. E questa era la figura che noi avevamo pensato 5 anni fa, quando la candidatura di Antonio Miatto era stata molto chiara, aveva detto subito: io farò solo un mandato. Quindi questo era l'uomo giusto, e questo era l'uomo che aveva già fatto 5 anni in opposizione, 5 anni da vice sindaco, ed era sul piatto della Lega. Cos'è che ha cambiato tutto? Che a un certo punto non andava più bene, perché forse era troppo legato alla figura di Tony De Re. Ma Tony De Re fa il consigliere comunale, Tony De Re crede nelle persone, e se ti faccio una promessa io la mantengo fino alla fine. Devo morire? Muoio, ma la promessa rimane quella. Purtroppo in un momento di politica locale e nazionale dove si dice una cosa e se ne fa un'altra, purtroppo succedono queste cose. Allora, a un certo punto, ricordo che il commissario elettorale a Vittorio Veneto si chiama Alberto Stefani. Fanno la candidatura di Giovanni Brydon, che io conosco bene, perché è stato assessore e io ero il suo capogruppo della Lega a Vittorio Veneto per 5 anni, lo conosco bene. E se con tutta il parterre della Lega, Zaia è venuto 2 volte, è venuto Stefani, insomma le fotografie si vedono, sono venuti tutti alla corte, diciamo, al capezzale di questo candidato, ma era un candidato che la città lo conosceva, perché il motivo perché non si prendono voti sono due: o perché sei conosciuto o perché ti conoscono troppo bene. Allora io non voglio entrare nel merito, ma siccome la campagna elettorale era partita subito contro la mia persona, io dico che a un certo punto io ho fatto una lista civica Tony De Re e ho preso il doppio dei voti della Lega. La Lega
aveva candidato Braido, appoggiata anche da Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia e Lega Vittorio Veneto alle europee ha fatto il 51%. Assieme ad altre tre liste civiche ha fatto il 22%. Io ho fatto il 32%. Qualche domanda, se la vogliono fare, è all'interno di questo consiglio di sezione o no? Perché poi è troppo facile dire è stato Tony da Re. Nel secondo, andiamo noi al ballottaggio. Nel secondo turno c'è un segretario regionale. Se si voleva unire, una telefonata la faceva. Non posso fare la telefonata io, che sono stato espulso proprio dal segretario regionale. Se lui mi chiamava, noi un tavolo di trattativa si faceva. Non dare sempre la colpa agli altri, ma cerchiamo di capire come sono andate le cose, perché poi ognuno aggiusta la verità a proprio comodo. La realtà è stata che il centrodestra, o comunque quella Lega, non è andata al ballottaggio. E allora qualche domanda se la devono fare. Poi è chiaro che dispiace a tutti, ma insomma la mia soddisfazione, Vittorio Veneto, l'ho presa già il primo turno. Non è questo che mi soddisfa, perché soddisfa quando si va al governo, si va al governo della città. La città ha deciso questo, io ho un ruolo diverso, avrò il ruolo di opposizione, perché questo è stato sancito in maniera inappellabile dai cittadini, e farò questo. Però se andiamo a fare un'analisi del voto, vediamo benissimo che la Lega ha votato per il centro-sinistra, e vedere consiglieri comunali, capogruppo e segretario di sezione volantinare per Mirella Bagliana, sì, nell'ultima settimana, ci sono le foto, ci sono le... Questo l'ha detto anche Posocco, no? E quindi questo la Lega è successo. Se poi non, perché era importante far perdere Tony da Re, ma non è che perde Tony da Re, ha perso il centrodestra. E questa è la mentalità piccola. Probabilmente qui è mancata la segreteria regionale, perché poi danno la colpa a Dimitri Coin. Ma Dimitri Coin non aveva nessuna colpa, perché se sei tu segretario regionale a decidere cosa fare nel comune di Vittorio Veneto, io che sono il tuo sottoposto non metto becco e ti lascio. Però è andata così, si prendono le responsabilità, è andata così. Ha perso il centrodestra perché qualcuno ha voluto fare questo, ed è un errore specifico della Lega di sezione di Vittorio Veneto. Queste cose vanno dette, perché poi si possono fare tantissime cose, si possono aggiustare le verità come si vogliono, ma la verità sta che il candidato di Tony da Re era stato deciso dalla sezione 5 anni fa, ha fatto il vice sindaco per 5 anni, era il successore naturale di Antonio Miatto. Ecco, c'è stato il confronto, lo scontro a Ring l'altra sera con Riccardo Barbisan, che diceva, ma insomma, da Re ha sempre detto di no comunque a Stefani, a un candidato di Stefani. Ma allora, Riccardo Barbisan è sempre il solito che aggiusta, il Robin Hood al contrario della Lega, no? Perché toglie i poveri per dare ai ricchi. Ricordiamoci che è rimasto a casa dalla regione proprio per la storia dei 600 euro. Almeno abbia così di lasciare stare sul territorio, che si arrangino quelli del territorio. Non ha nessun ruolo politico all'interno del se non il vice sindaco, il vice segretario nominato da Stefani. Allora, se vuole venire a Vittorio Veneto a fare le risse, siamo pronti alla risa. L'abbiamo visto l'altro giorno con Lina Paronetto tra due fuochi. Allora, stamattina invece abbassava il grappa, l'insediamento del nuovo sindaco, la proclamazione di Nicola Finco, vediamo. Inizia così la nuova vita da sindaco di Bassano del Grappa per Nicola Finco. Sono da poco passate le 10, il magistrato e i presidenti dei seggi avevano appena ratificato l'esito del ballottaggio, quando Nicola Finco con la sua famiglia entra in municipio per prendere possesso di quella che almeno per 5 anni sarà la sua nuova casa. Stamattina come ci si è svegliata? Da
first lady, da moglie del primo cittadino. Come tutte le altre mattine, dai, è sempre il mio first man. Sorrisi e qualche occhiaia, perché la prima notte da primo cittadino è stata di festa e non di riposo. È stata una notte un po' particolare perché insomma sono scaricate tutte le tensioni di mesi e mesi di campagna elettorale, quindi è normale, insomma, così, insomma, però insomma, da oggi mi riprendo e si riparte alla grande. Spazio dunque alla proclamazione ufficiale. Benissimo, da questo momento il nuovo sindaco Nicola Pinco entra in carica. Grazie. Dopo la proclamazione segue la seconda fase del rituale, e cioè la presa di possesso dell'ufficio che fino all'altro giorno è stato di Elena Pavan. Nicola Pinco, emozioni per questo ingresso in quella che sarà un po' la sua casa, dove, il suo ufficio dove lavorerà per i prossimi 5 anni, dove immagino incontrerà i cittadini, porte sempre aperte. Ma certamente, insomma, fa parte anche del mio stile di fare politica, insomma, quindi porte aperte, dialogo con tutti. Ovviamente ognuno ha le proprie problematiche, le proprie difficoltà, non abbiamo la bacchetta magica per risolvere improvvisamente tutti i problemi che una comunità può avere, però sicuramente da parte nostra ci sarà il massimo impegno. Dopo ho sempre parlato di metodo di lavoro, quindi insomma avremo modo di dialogare e confrontarci con tutti, però su tante tematiche amministrative poi bisogna avere anche il coraggio di decidere e di scegliere. E poi, a conclusione della mattinata, la prima conferenza stampa nella quale Pinco ha ringraziato la sua squadra e i cittadini, ribadendo di essere il sindaco di tutti e di mettere al centro di tutto il dialogo, i quartieri, la gente di Bassano e del territorio con cui Bassano dialogherà. Infine, in attesa di quella foto che Pinco metterà per prima cosa sulla scrivania, ecco il ritratto di famiglia, di una famiglia. L'altra è un po' più numerosa e conta oltre 40.000 bassanesi che da oggi saranno rappresentati dal 16° sindaco della storia di Bassano, il 6° da quando il sindaco viene eletto dai cittadini, anche solo con un voto in più. È un bel quadro di famiglia, i bambini gemelli di Nicola Pinco nel suo studio di primo cittadino. Onorevole Caon, cambiano gli equilibri in qualche modo dopo le elezioni europee, le amministrative, in vista di provinciali, regionali? Come sta cambiando un po' la situazione in Veneto, se è cambiata? Beh, diciamo, insomma, che metta una pietra così miliare sopra l'autonomia indiretta la Meloni fa capire che vuole la Regione Veneto. Questo ormai è diventato ormai che alla Lega sicuramente non andrà la Regione Veneto, perché insomma, se andiamo a fare non solo la conta dei numeri delle europee, ma se andiamo a fare anche un po' il manuale Cencelli, la Lega governa già troppe regioni in proporzione ai voti che ha preso alle ultime europee, perciò non spetta più la Lega e le prossime regioni che si andranno al voto. Ecco, anzi, quindi non ci dico, sarà... dico subito che se la Meloni reputerà che non ha l'uomo giusto e gli interesserà fare, insomma, magari utilizzare l'uomo di qualche altro partito che da quel momento là in poi diventa del suo partito, perché il Consiglio regionale sarà sempre, in questo momento, guardando i numeri di Fratelli d'Italia, può anche farlo, ma in realtà da oggi tutte le prossime regioni, se andiamo noi a fare un conto matematico, spettano la Meloni, perché Forza Italia con circa un 10%, vuol dire un 20% su 60 milioni, 6 per 2, 12, deve governare dai 10 ai 12 milioni di abitanti, e ha già la Sicilia che fa 4 milioni e mezzo, ha già il Piemonte che fa 9 con altri 4 milioni e mezzo, fa 1 milione e 8 fa la Calabria, poi ci attacchiamo la Basilicata e il Molise, perciò Forza Italia non può più chiedere altri presidenti della regione. Lo stesso vale per la Lega, perché la Lega vale anche lei grosso modo il 9-10%, vuol dire raddoppiando insomma sempre altri 10 milioni di abitanti. Solo la Lombardia fa 10 milioni, hanno il Friuli 1 milione e 2, hanno Trento altri 500 mila abitanti, hanno l'Umbria, che non ricordo quanti faccia, comunque la Lega già sfora
di numero di abitanti che deve rappresentare dal voto che viene fuori da queste europee. A questo punto è la Meloni che deve decidere chi, come, quando e come gestire le prossime candidature delle regioni. E in Veneto si è visto con questa uscita sull'autonomia già anticipato, direte. Io sono per l'autonomia perché pensateci bene, il prossimo giro metterò un candidato di mia espressione. Poi voglio anche dire una cosa. Se non c'era la Lega negli anni, nei primi vent'anni, non c'era neanche, non si parlava ancora, perché la riformulazione dell'articolo quinto fatto dal governo D'Alema è stata su una forte pressione che in quel momento di quella Lega, non di questa, di quella Lega di quei tempi è riuscita a fare ed ha messo sotto scacco il governo italiano e ha fatto questa riforma. Bella o brutta che sia, comunque c'è stata una riforma. Perciò dobbiamo ringraziare sempre questi movimenti che riescono a far dei cambiamenti a un'Italia sempre molto ingessata. E credo anch'io poco a tutte queste pagine che ha fatto vedere la collega Rubinato. Conoscendo bene come funziona il Parlamento a Roma e come funziona la melassa meridionale, si farà molto difficile a venirne fuori o portare in porto la barca con tutta quella melassa che metteranno attorno. Qui, secondo il mio punto di vista, occorrerà una Lega ancora più carica, non scarica, oppure un partito che diventi il partito di Bossi iniziale, che vada a pungolare e mettere sotto pressione qualsiasi tipo di governo per riuscire a chiedere e portare a casa quello che il popolo veneto nel 22 ottobre del 2017 ha chiesto. Senza un movimento che sia un grande pungolo, che faccia esattamente quello che è stato fatto nei primi vent'anni della Lega, difficilmente noi porteremo a casa quell'autonomia che tutti quanti ci aspettiamo. Allora, per il bene dell'Italia, le sinistre dovrebbero sparire, centinaia di sms e di WhatsApp continuate a scrivere. Professor Potelli, si continua a sentir dire uniti si vince, no? L'ha detto anche Zaia. Sarà possibile alle regionali del 2025 che il centrodestra in qualche modo si metta d'accordo, eviti personalismi, protagonismi e ci si ritrovi su un candidato unico, o i presupposti sono di una divisione traumatica con diciamo con conseguenze che in genere sono quelle che una coalizione disunita si indebolisce, almeno questo in genere sulla carta, no? Diciamo che le premesse politiche sono quelle di non arrivare ad una sintesi, nel senso che, come diceva giustamente Caon, io ho l'impressione che ci siano troppo galli nel pollaio, che qualcuno abbia perso potere ma lo rivendichi esattamente come quando era al 49,5%, e soprattutto, in tutta sincerità, quello che manca essenzialmente è la visione politica di Zaia, che è l'unico che continua a star zitto all'interno di una polemica che coinvolge tutto il centrodestra e che dovrebbe cominciare a dimostrare di avere una propria idea personale relativa al futuro scenario. Perché non si può, è evidente che Zaia ha un grande ritorno elettorale, però se tu continui a star zitto lo perdi, perché guardate ragazzi, io ho visto nascere Renzi, poi l'ho visto andare a zero, ho visto nascere Salvini andare a zero. Guardate che il centrodestra sta facendo gli stessi medesimi errori che ha fatto Renzi e che ha fatto Salvini. Vi faccio un esempio banalissimo. Io sono un uomo terra a terra, ma di queste lucubrazioni politiche mi interessa zero, perché ho zero considerazione della politica in generale. Io guardo negli ultimi 400 giorni, d'accordo? Negli ultimi 400 giorni il prezzo dell'energia è diminuito del 10% in Italia. In Germania del 18, in Spagna del 59, in Francia del 69%. Quindi cosa vuol dire? Che rispetto al 2003 noi paghiamo la bolletta elettrica, e questo vale tanto per le imprese quanto per le famiglie, per cui le imprese perdono in competitività,
le famiglie perdono in disponibilità economica. Rispetto al 2023, noi adesso paghiamo il 29% in più le bollette rispetto alla Germania, il 68% in più rispetto alla Spagna, il 71% in più rispetto alla Francia. Adesso io vi chiedo a voi che siete la politica, lo sapevate? No. Lo leggete voi? No, ma non dico loro in quanto perché loro rappresentano. Lo sapeva il PD? No, quello che importa è se Zaia dimostra di avere un po' di nervo, oppure se Salvini commissaria sede Vittorio Veneto, oppure se Stefano, in altro fenomeno, manderà a casa tutti quanti. E questo vale sia per il centrodestra che per il centrosinistra. La gente è per questo che non va a votare, perché voi cominciate, e vi ne dico un'altra, hanno raggiunto l'accordo per Ursula von der Leyen. Okay. Adesso io mi chiedo, hanno ragione chi non è andato a votare? Chi non è andato a votare o è andato a votare a scheda bianca annullato? Ha ragione, perché non è possibile che di fronte a 50% di persone che non votano e una consistente parte che non ha posizione non filo europeista, ritrovarsi la medesima carica istituzionale rappresentata Ursula von der Leyen. La politica è sulla Luna, vive su Marte, e la discussione che abbiamo fatto fino a qua lo rappresenta, perché l'autonomia, l'ha detto giustamente, è una cornice, l'ha detto anche il professor Bertolissi, il mio professor di diritto costituzionale, è un quadro. Adesso bisogna trovare gli attori, i pennelli e i colori. Non c'è nessuna vittoria, c'è solo la possibilità di andare avanti e cominciare la trattativa. Nei prossimi quanti? 18 mesi? 24? 36? L'anno prossimo ci sono le elezioni europee, ma le regionali. Ma secondo voi l'autonomia potrà avere una prima forma prima delle elezioni? No, assolutamente no, diventerà semplicemente un fattore a favore di questo o di quel candidato, di questo partito e quell'altro partito. La realtà è che noi siamo al 15ª flessione consecutiva della produzione industriale e i primi dati relativi alla 16ª parlano di un meno 2,4. Cosa mai successa dal dopoguerra ad oggi, e noi continuiamo a parlare di queste robe qua? Ma come si fa ad essere così? Sono io che ve lo chiedo. Lo chiedo non a voi, ma ai vostri segretari. Ma no, perché non è colpa sua. Lo chiedo ai vostri segretari, a Salvini, la Meloni, la Schlein. Ma queste cose le sanno o no? Ma sapete che le fonderie hanno il 50% di ordini meno? C'è la gente che comincia a ragionare, chiudiamo i forni, perché mantenere i forni accesi costa una cifra, e se non produci... Ma di queste cose qualcuno si preoccupa del lavoro delle persone, del futuro del lavoro delle persone, oppure continuiamo a ragionare dell'autonomia differenziata o non differenziata? E poi, tra l'altro, chiudo, ma secondo voi è veramente compatibile l'autonomia con un premierato? Ma ci state prendendo in giro? Dai, per cortesia. La situazione è questa, dopo tutto il resto è fuffa. Scadendo però. Messiner morde il freno adesso. Dietro perfetto, l'ultima battuta non l'ho capita. Cioè, nel momento in cui dice ci sta l'autonomia col premierato, tu torni a parlare della politica politicante. Stiamo parlando di questo. No, ferma un attimo. No. Ho detto 100 cose e ti fermi sull'ultima, questo ti dimostra che è la cosa di paglia. No, parla di quello che ti ho detto, no, io parla scusami, delle energie. Scusami, fermati un attimo, cosa di paglia è un tubo. Coda di paglia un tubo. Tu fai un ragionamento, dice no, guardate, dobbiamo guardare i dati essenziali dell'economia. Sì. Perché tutte quante le altre cose sono cose teatrini. Benissimo. No, certo, sono cose teatrini. Importanti, ma incidono l'hai minimamente detto teatrini, sulla vita. Dai, dico io che tu hai detto teatrini, insomma, l'ho capito io così. Perché alla fine dice no, ma vogliamo il premierato con l'autonomia, non ci sta. Cioè, e capisci che anche tu hai introdotto un tema che è un teatrino. Quindi dici cosa detto e tu ne contesti una. No, non è che ne contesto una. È che quando si ragiona dicendo il problema è sempre ben altro. No, non è questione di ben altro. Ma è questo. Scusami, noi abbiamo risposto a una domanda del conduttore che ha fatto la domanda sull'autonomia. Se vogliamo fare una puntata sull'economia, facciamo una puntata sull'economia. La tema è autonomia e parliamo di autonomia. E dopo che uno dice, guardate che problema, il problema è pezzo di... Vero. Però il problema è ben altro, cioè non è l'autonomia. Siamo sicuri con l'autonomia? Sì, perché con l'autonomia, l'abbiamo sempre detto, i sistemi funzionano meglio e costano meno. Poi dobbiamo vedere, questa è autonomia, un altro discorso ancora.
ma non possiamo dire no, fermi tutti, perché parliamo di autonomia, stiamo parlando di una cosa che non esiste, stiamo parlando di una cosa che non è concreta, stiamo parlando di qualcosa che non riguarda il vivere quotidiano. No, perché oggi con la politica centralista che noi abbiamo e l'economia centralizzata che abbiamo e l'economia statalista che noi abbiamo, abbiamo quei risultati. Perché quei risultati che stai dicendo tu, che sono veri, a monte che cos'hanno? Hanno una spesa pubblica spaventosa che mantiene un sistema burocratico spaventosamente gigante, e questo sistema burocratico spaventosamente gigante non è neanche distribuito equamente per le regioni, ma è con grandissime differenziazioni, e adesso chi tira la carretta non la tira più. Questo è il dato, perché se vuoi un altro dato simpaticissimo di economia reale è che noi abbiamo che sotto i 35 anni in Veneto c'è un crollo delle partite IVA. Allora qui noi abbiamo i veneti che non hanno più voglia di metterci in proprio, e questo nel giro di 10 anni provocherà che l'Italia ha molte minori entrate di quelle che potrebbe avere il sistema paese. Allora quindi oggi, se facciamo un ragionamento che fai tu ed è giusto, facciamolo completo e diciamo: guardate che se non c'è la riforma dell'autonomia velocemente, le locomotive d'Italia si fermano, non fanno più ciuf ciuf, e tutti i vagoni che sono dietro si arrancano, e a quel punto al sud davvero ci sarà problemi, perché se noi non continuiamo a lavorare e a produrre e a mandare giù soldi, guardate che al sud sarà altro che perdiamo il ballottaggi. Allora il sistema che dici tu ed è condivisibile, ma fino a un certo punto, nel senso che quando poi si introduce il tema, sì, ma guardate che parliamo, l'autonomia è una cosa concretissima, non è una cosa messa lì, è una cosa importantissima, perché dovrebbe consentire, usiamo il condizionale, se fatta correttamente, e Bertolissi te lo insegna, ce lo insegna, ok? Dovrebbe consentire ad avere sistemi più efficienti, e qua abbiamo sistemi tanto inefficienti. Tanto inefficienti. Allora, il calo delle partite IVA in qualche modo batte con la tesi secondo la quale sarebbe cambiata la società del Veneto, molto meno autonoma dal punto di vista economico, e che quindi non fa più riferimento all'identità, ai valori del territorio, ma si aggrappa appunto a chi dimostra di sapere in qualche modo tenere le leve e fare crescere l'economia, quindi un disincanto, diciamo, del popolo leghista, e questo sarebbe una delle ragioni del calo del Carroccio. Però prima di andare da Rosa Poloni, vediamo un confronto così a distanza sull'autonomia tra Meloni e la Schlein in base alle cose che hanno detto oggi. Sentiamo. Insomma, è un provvedimento che unisce l'Italia, che combatte le disparità, che rende la nazione più forte e più giusta su tutto il territorio nazionale. È un'autonomia che spacca in due il paese. Non si può avviare alcun iter di autonomia differenziata senza che prima non siano stati stabiliti i LEP. Alle regioni che chiederanno l'autonomia potranno essere trasferite funzioni per l'erogazione di determinate competenze aggiuntive solo dopo che siano stati definiti questi livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, che siano stati calcolati i costi per sostenere questi livelli essenziali di prestazione in ogni regione e che siano state attribuite le risorse necessarie a garantirli. Qualora l'individuazione dei LEP determini ulteriori oneri per la finanza pubblica, la legge è anche tenuta a finanziarli. Ho sentito quello che dice Giorgia Meloni. È peccato che cozza contro la verità dei fatti, perché non si è mai vista una sedicente patriota che spacca in due il paese con una riforma dell'autonomia differenziata fatta senza mettere un euro. I livelli essenziali sono stabiliti e finanziati dallo Stato e nessuna regione, né quelle ordinarie né quelle che accedono a forme di autonomia, possono violarli o prevedere condizioni peggiorative. Questo lo introduce la norma sull'autonomia. Che cosa vuol dire? Vuol dire fotografare le diseguaglianze territoriali pesantissime che il sud e le aree interne di questo paese hanno già pagato troppo e portarle avanti, anzi aumentarle. Perché in fondo l'autonomia differenziata è stata prevista soprattutto per responsabilizzare le regioni. Ancora, diciamo,
cercano di celare la verità, ricordo che l'autonomia differenziata ha un nome tecnico, ma nella sua sostanza vuole dire certificare che ci sono cittadine di serie A e cittadini di serie B, pazienti di serie A e pazienti di serie B quando c'è già una forte migrazione sanitaria dalle regioni del sud verso gli ospedali del centro e del nord. La piena attuazione dell'autonomia differenziata è un percorso che si andrà a definire nei prossimi anni. Se sarà fatta bene o se penalizzerà qualcuno a vantaggio di qualcun altro dipenderà di fatto dalle azioni di regioni, governo e Parlamento nei prossimi anni. La riforma che loro hanno provato non hanno provato nemmeno a nasconderla sotto altre forme, non hanno nemmeno provato a fingere che non fosse ancora l'antico disegno secessionista della Lega. Per questo in aula, intervenendo l'altra mattina dopo che ci hanno tenuto tutta la notte, forse perché si vergognavano a far vedere di giorno al paese quello che stavano votando, nel mio intervento ho detto che a questo punto suggerisco a Fratelli d'Italia di cambiare il nome in Brandelli d'Italia o Fratelli di Mezza Italia, visto che la stanno spaccando in due. Questo siamo noi, patrioti. Patrioti che sanno quale sia il verso della bandiera tricolore quando la sventolano e che lavorano perché tutti i cittadini di questa nazione abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità, dimostrando che si sarebbe potuto fare anche prima. Forse lo sa anche l'opposizione, forse per questo sono così nervosi e usano irresponsabili toni da guerra civile, perché non hanno argomenti nel merito. Ditemi voi, che siete qui presenti, giornalisti e giornaliste professionisti, se questi sono toni da guerra civile. Io davvero, l'ho detto già in un'altra occasione, non so che, a chi si riferisca Giorgia Meloni, ma noi stiamo facendo tutta una battaglia su argomenti di merito contro le loro riforme. Non ce n'è una a cui, accanto alla critica, non abbiamo proposto una strada alternativa. Ecco, quindi da questo punto di vista capisco che sia difficile accettare la sconfitta sonora di ieri con il 6-0 nei capoluoghi di regione e le sconfitte in tutti gli altri comuni, e capisco pure il tentativo di far parlare d'altro. Io penso che le parole e i modi violenti che usa la sinistra non solo sull'autonomia ma su tutte le riforme portate avanti da questo governo non siano in fondo altro che una difesa disperata dello status quo. Fa molto sorridere, no, quando mi dice che vogliamo difendere lo status quo. Del resto ho proprio la faccia di una da status quo io, no? Allora questa è stata una scheda interessante del Fatto Quotidiano, che ha mischiato dichiarazioni della Meloni con quelle della Schlein sull'autonomia. Allora, Rosa Poloni, lavoratori precoci, sindacati sull'autonomia sono sempre stati piuttosto critici, no? Sì, perché stanno polarizzando una contro l'altra, una posizione contro l'altra, quando invece bisognerebbe discutere. Tutti eravamo a favore dell'autonomia, gradatamente, adesso arriva, ma è solo uno specchietto per le allodole che non porterà a nulla, perché intanto ci ha messo una bella copertina, il libro non lo scriveranno mai, è solo la Lega dice ho portato a casa l'autonomia, i schei dei Veneti è ancora a Roma, non arriveranno mai qua, magari, e poi, cioè, non lo so, ci porteremo via i medici uno con l'altro, una regione con l'altro, adesso... Solo adesso che la sanità è della regione, ci sono 20 sistemi informatici diversi. Se tu Veneto ti fai male a Roma, nessuno sa se sei allergico a qualcosa. Quindi già non riusciamo a dialogare informaticamente. Immaginate, non riusciremo a fare le fatture con l'Emilia Romagna perché avremo un sistema. Non riusciremo. Cioè, è un percorso lungo che non si fa così abbiamo l'autonomia. Dobbiamo farlo in tutti e poi polarizzare queste cose qua, quando il 50% degli italiani non vota, e non vota perché domani mattina, ha ragione il professor Pontelli, deve pagare la bolletta, sta perdendo la casa perché non ce la fa più a pagare il mutuo. Se non capisci, Mestriner, che il problema degli italiani, del 50% che non vota, però ha diritto alla sanità, ha diritto alla dignità di italiani, non è l'autonomia, è pagare le bollette domani mattina. Mattina, quel 50% là, 1000 euro, non paghi un mutuo con 1200 euro, quelli che lavorano, 5 milioni di poveri, siamo il paese al G7, siamo al G7, uno dei paesi più ricchi del mondo e abbiamo 5 milioni di poveri, abbiamo gente che lavora e dà uno stipendio povero, è avere uno stipendio degno la priorità degli italiani. Con l'autonomia o senza autonomia, da Veneti o non da Veneti, da premierato o non da premierato. E poi, cambiando idea, anche la Meloni 10 anni fa
voleva abolirle le regioni, adesso è per l'autonomia, capiamo tutti che sta, è un gioco politico per prendersi la regione Veneto, perché sono i veneti, che poi Musumeci che ha mandato in default la Sicilia, adesso è a favore dell'autonomia, che la Sicilia ce l'ha già l'autonomia e la sta gestendo molto male, quindi vediamo che non è così automatica. Io mi auguro che riusciamo veramente a diventare un'Italia federale, un'Italia onesta, un'Italia trasparente, in cui gli italiani cominciano ad aver fiducia. Ora come ad ora, gli italiani non hanno più fiducia nella politica, capiscono che è solo un gioco di potere, capiscono che si sistemano solo quegli eletti, si sistemano il conto corrente. Basta, ma l'Italia sta peggiorando in tutti i sensi, nonostante la narrazione della Meloni che sta andando tutto bene. E notizia di oggi, il Sud sta crescendo più del Sud. E notizia di questi giorni, 10.000 giovani veneti, under 35, sono emigrati all'estero. Dobbiamo tenerli qua, i ragazzi, non stanno più nascendo bambini. Se questo... Io ho un'amica di mia figlia, è a Berlino, 4 figli, perché a Berlino ha tutela, non ha nonni, non ha nessuno, però ha servizi, ha tutele per i bambini, ha orari flessibili. I ragazzi, a cosa servirebbe l'autonomia seria? Sì, ma, servizi, ma non brava. Questa autonomia. Questa, io parlo di questa, sempre, di servizi. Un'autonomia sì, ma per ora non la vediamo, questa è solo un'etichetta messa là, è la copertina di un libro che mi auguro che scriveremo, ma chissà se lo scriveremo mai. Allora, Giorgia Meloni punta sull'autonomia probabilmente proprio per guadagnare altri consensi in Veneto e ha puntato molto anche sull'immigrazione, no? Con gli accordi per l'Albania, con i paesi nordafricani, e questo in Veneto noi lo sappiamo dal numero di SMS e WhatsApp che arrivano sull'immigrazione, contro l'immigrazione, che è un tasto molto importante. Apriamo una finestra sul maltempo, perché ci sono state ondate di maltempo a Castelfranco, è uscito di nuovo, è esondato di nuovo l'Avenale. Aspettiamo un attimo Fabrizio, lo vediamo tra un secondo. No, non lo vediamo, lo vediamo dopo. Intanto vediamo la tromba d'aria a Rovigo. A Castelfranco è esondato l'Avenale, ma vediamo la tromba d'aria a Rovigo che ha fatto parecchi danni. Ha pianto, ma era qui lei, era qui? No, io non ero qui, però le cinanze sono arrivate subito dopo. Per fortuna non ci sono stati feriti, danni a persone, però adesso distrutto nei vasi. Oltre 100 le chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco per una tromba d'aria e una bomba d'acqua che hanno colpito il centro di Rovigo e la provincia. Una donna è rimasta leggermente ferita mentre si trovava all'interno del centro commerciale di Viale Porta Adige, uno dei luoghi più colpiti, oltre ad un negozio di tessuti nella stessa zona. Un capannone che ha avuto il tetto quasi completamente scoperchiato e i prodotti all'interno rovinati dall'acqua, per un primo bilancio di oltre 500.000 euro. Sono 10 secondi di terrore, insomma, il mio quarto d'ora di terrore, però più che altro l'acqua che ti ha distrutto tutto, tutti i tessuti anche. Quindi adesso vabbè. Questo era il tetto, guardate. Questo era il tetto, quello era il tetto, parte del tetto. Adesso è il momento del pianto, poi vediamo, da buoni veneti ci facciamo giù le maniche. Nel centro commerciale tanta paura, intervento dei vigili del fuoco e della polizia, danni al tetto del bar interno e clienti che hanno trovato le auto gravemente danneggiate, come racconta il direttore Niki Deda. Abbiamo sentito un boato, abbiamo visto pezzi di alberi, macchine distrutte. Dopo mi sono reso conto che era una tromba d'aria, guardando verso sinistra, diciamo verso Stanghella, che si stava spostando verso di là e niente, tanta paura. E tutto in poco tempo, tra l'altro. Tutto sì, in 30 secondi sarà stato. Una roba mai vista. Tanta paura, sì, perché ero dentro in galleria, perché faccio servizio di portierato, ho visto gente che entravano tutti da parte del bar. Dopodiché siamo usciti a vedere una cosa mai vista, macchine, adesso voi non vedete niente qua, ma le macchine distrutte tutte, addirittura una collega ha 3 giorni che ha la macchina nuova distrutta. Richieste di soccorso sono arrivate anche per allagamenti, tetti scoperchiati, alberi pericolanti, danni d'acqua, principalmente colpita Rovigo e i comuni di Lendinara e Lusia.
squadre di vigili del fuoco di rinforzo sono arrivate anche dalle province limitrofe, coordinate con prefettura e protezione civile. Allora, vediamo l'esondazione dell'Avenale a Castelfranco, grazie a Fabrizio Bazzoni, il nostro regista. Vedete, il fiume è proprio a livello della strada e più avanti è tracimato. Vabbè, alcuni, solo pochi istanti di queste immagini. Torniamo a Rovigo, vediamo ancora gli effetti della tromba d'aria. C'era sul posto anche la nuova sindaca di Rovigo, la neoeletta del centrodestra, Valeria Cittadin. Eletta da poche ore, la sindaca di Rovigo si è trovata ad affrontare già una prima emergenza, la tromba d'aria che ha messo in ginocchio ampie zone della città. Numerosi sopralluoghi effettuati con i vigili del fuoco, incontrando i cittadini. Penso che sia un dovere di fronte a dei problemi essere presente, dopo è chiaro che questi non si possono arginare. Però la solidarietà penso sia la prima cosa. Situazione difficile anche in centro storico, nel capoluogo polesano, dove molte strade sono rimaste allagate per buona parte della giornata. I sottopassi di via Amendola e via Forlanini chiusi e piante e alberi sono caduti. In viale Regina Margherita, ad esempio, è stato sfondato il cofano di una macchina. Ci sarà un problema di pulizia sicuramente dei tombini da fare. Come, ecco, questa è una. Mi chiedevano oggi qual è la priorità. Abbiamo guardato fuori dalla finestra e abbiamo capito qual è una delle priorità, è sicuramente questa. Penso che dopo il cielo non si può fermare, ma i tombini si possono sicuramente in qualche modo pulire. Dopo la proclamazione, che renderà ufficiale la sua carica, scatterà anche la possibile richiesta di calamità. Finché non c'è la proclamazione, sono una prima cittadina fino ad un certo punto, però sicuramente sarà mio. Entro sera sentirò sicuramente il presidente Zaia. No. Allora, la nuova sindaca di Rovigo, battesimo del fuoco, diciamo più che altro, dell'acqua più che del fuoco questa mattina con questa tromba d'aria. Altre notizie di cronaca dobbiamo darle: è morto l'imprenditore giapponese che è stato aggredito in centro a Udine da un branco di non so come definirli, che sono stati arrestati, sono 5, 3 di loro. Sono residenti nel Trevigiano, e poi è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Vera Slepoi, psicologa, psicoterapeuta, è deceduta l'altro giorno nella propria abitazione dopo una cena la sera precedente a un Lions. I parenti dicono non è possibile che sia deceduta, stava benissimo, e quindi insomma è stato aperto un fascicolo. Allora, Mestriner, a parte il suo trionfo, lei come valuta, diciamo, la situazione in Veneto dopo il voto delle amministrative? No? Nei numeri 10 contro 6, ma Lega, Fratelli d'Italia e il centrodestra si sono rafforzati con questo voto, hanno la possibilità di crescere? Beh, io lo valuto come un voto allarmante. L'affluenza scarsa? Allarmante perché metà dei cittadini sono rimasti a casa. È vero. E anche nei comuni dove avevamo le comunali, di solito 70-75%, siamo arrivati a una media del 60-61%. Significa che oggi anche noi che vinciamo le elezioni rappresentiamo una maggioranza della minoranza, e questa è la prima grande problema, perché una società che è così divisa, che avrà dei problemi enormi nel futuro, perché il futuro che sta venendo avanti è un futuro problematico, dove abbiamo le nuove generazioni che hanno modalità, priorità, mentalità completamente diverse da quelle precedenti. Abbiamo un numero molto elevato di persone anziane che avranno bisogno di assistenza, avranno bisogno di risorse pubbliche. Abbiamo le risorse pubbliche che sono in calo enorme e saranno in calo anche nel futuro, perché abbiamo un debito pubblico da pagare incredibile, perché l'economia non va come dovrebbe andare. Questo quadro è un quadro, diciamo, d'insieme estremamente preoccupante, e rispetto a questo la disillusione da parte delle persone che
nemmeno dalla politica possano arrivare delle risposte, al punto che la maggioranza delle persone nelle elezioni più importanti che loro hanno, cioè le elezioni europee, perché oggi l'Europa determina tantissimo della nostra vita, nelle elezioni più importanti, le elezioni europee, le persone ritengono che la politica non dia loro le risposte, al punto che è indifferente andare a votare un partito o un altro partito, un schieramento o l'altro schieramento opposto. E quindi di fronte a questo c'è un allarme, secondo me, perché non è che questa disillusione può rimanere così in maniera forte ancora per molto tempo. Il rischio è che anche i nostri calcoli che facciamo da politica politicante sulle elezioni regionali dell'anno prossimo, di fra un anno e mezzo, adesso non so esattamente quando avverranno, siano calcoli sbagliati, dove noi pensiamo di fare ragionamento con chi è già venuto a votare. Guardate che se dovesse nascere qualcosa che va ad intercettare invece quell'ansia che si manifesta con l'astensione, anche questi calcoli vengono a saltare. Allora, i partiti di centrodestra, secondo me, dovrebbero fare una riflessione molto forte nel ragionare che oggi c'è bisogno di una classe dirigente politica che non sia solo lì per i numeri e per spartirsi un briciolo di potere, ma che abbia voglia, possibilità e visione di una società che sta cambiando, di problemi che stanno venendo avanti, che sono fortissimi, e quindi la necessità di rinnovare in maniera forte la dirigenza che abbiamo in regione. Perché un altro dato, e qui finisco, è che la regione Veneto è da un po' di tempo che si è rallentata nelle cose. Ci sono poi anche provvedimenti che io non condivido moltissimo di organizzazione degli enti locali, di organizzazione dei servizi verso i cittadini, però di là delle mie personali idee, il ragionamento è che la Regione Veneto, siccome si è rallentata, occorre uno slancio nuovo. Occorre uno slancio nuovo, grazie molte. Maestri Neri, però restiamo a Scorzè, perché il Consiglio federale della Lega ha deliberato di formalizzare alcune espulsioni, tra cui il consigliere della Regione del Veneto, Gabriele Micheletto, di Scorzè. Le segnalazioni, fa sapere la Lega, sono emerse su indicazione dei territori per tutelare lo straordinario e generoso impegno di militanti che per troppo tempo hanno assistito a polemiche strumentali inutili e dannose contro la Lega. Tutti i membri del Consiglio federale si sono espressi a favore. Eletto nella lista Zaia presidente, Micheletto aveva appoggiato la candidatura di Nais Marcon alle comunali di Scorzè contro il candidato sostenuto dalla Lega e da Fratelli d'Italia, Giovanni Battista. Mestriner, quindi lei ha praticamente determinato questa caccia. No, non c'entro niente, ha fatto tutto da solo, è un problema suo, un problema della Lega. Mi chiedo solo una cosa, no? Siccome lui si vantava di essere coerente, eccetera, adesso che è stato espulso dalla Lega, dal partito che gli ha consentito di avere il ruolo di consigliere regionale per due mandati, si dimetterà anche da consigliere regionale oppure no? Perché lui ci ha insegnato che lui fa le scelte difficili ma le fa quelle giuste. E adesso sarebbe giusto che si dimettesse anche da consigliere regionale, oppure sta attaccato al ruolo e alle conseguenze del ruolo e sta lì tranquillo ancora fino a fine mandato, perché anche queste cose sono cose interessanti. Se per grandi ideali ha deciso comunque di andare contro il suo partito, per carità, tutte le cose di questa terra, ma siccome lui rivendicava sempre una grande coerenza, una grande lealtà, benissimo, allora adesso se è coerente, se è leale, se è preciso, allora dovrebbe prendere atto e dimettersi da consigliere regionale, perché lui è lì solo grazie al fatto che era iscritto alla Lega. Detto questo, è un altro partito, fanno quello che vogliono e non è una questione chiarissimo. Mia. E dopo Vittorio Veneto, ancora problemi nella Marca, Ringhe, il capogruppo regionale Carroccio, e cioè Alberto Villanova, attacca Fratelli d'Italia e Lega che si sono accordati per estromettermi dalle elezioni nella mia pieve di Soligo, ha detto Villanova l'altra sera a Ring. Risentiamo. C'è stato un accordo tra il responsabile, quello che doveva essere responsabile di Fratelli d'Italia, Tommaso Razzolini, mio collega in consiglio regionale, e alcuni esponenti della Lega,
dove si è stato deciso che io non dovevo partecipare alle elezioni comunali del mio comune, dove dovevo starne fuori, non dovevo mettere becco all'interno di quelle che erano le elezioni. Non sono stato invitato a nessun incontro elettorale e mi è stato chiesto da parte del segretario, dopo queste riunioni, il segretario della mia sezione, di starne fuori. Quello che Alberto Villanova si toglie in diretta Ring non è un sassolino dalla scarpa, assomiglia di più a un macigno, con accuse pesanti e precise destinate a creare ulteriori dissesti nella Lega della Marca. A urne chiuse il capogruppo del Carroccio in Regione torna sulle polemiche seguite al primo turno del voto e agli scontri interni, le voci che lo volevano nelle liste di proscrizione della segreteria provinciale, tra quelli che non hanno sostenuto i candidati scelti dagli accordi di coalizione. Dimitri Coin ha sempre ribadito che il suo nome non c'è mai stato tra gli esponenti sotto accusa, ma Villanova attacca frontalmente sia la Lega che Fratelli d'Italia sul caso che più gli sta a cuore, la sua Pieve di Soligo, dove il centrodestra si è accordato per la candidatura di Alexa Spina in quota con i meloniani, sconfitta poi da Stefano Soldan. Questa è la prima volta che parlo dopo le elezioni, perché mi ero riproposto di non parlarne fino ai ballottaggi. Sono stato messo in croce sui giornali dove sembrava ci fosse una richiesta di espulsione nei miei confronti perché non avevo sostenuto il candidato appunto di Fratelli d'Italia nel mio comune. Non ho voluto parlare per non creare tensioni all'interno del partito, visto che c'erano delle elezioni importanti, però non mi va neanche bene passare come capro espiatorio, perché in queste settimane sono passato per capro espiatorio, a me è stato chiesto di non correre. La mia segreteria provinciale era perfettamente informata dei fatti, è stato avallato quello che è stata questa decisione e quindi sono rimasto fuori. Dal K3 si preferisce non commentare, lasciando le questioni interne fuori dai riflettori. Per Tommaso Razzolini invece, chiamato in causa per i meloniani, si tratta di pure invenzioni. Ero al tavolo come esponente di Fratelli d'Italia, spiega, e ho più volte chiesto se Villanova sarebbe stato della partita. La sezione locale della Lega ha fatto sapere che si sarebbero arrangiati. Villanova, conclude Razzolini, non deve accusare noi, ma tutt'al più chiedere conto al suo stesso partito. Esattamente quello che in diretta dice Roberta Garbuio, responsabile organizzativa di Fratelli d'Italia nella Marca, che aggiunge benzina sul fuoco. Noi abbiamo sempre avuto rispetto degli alleati, tanto è vero che noi in nessuna tornata elettorale abbiamo spaccato noi con gli alleati, ma abbiamo sempre avuto massimo rispetto, cosa che secondo me non può dirsi al contrario. Quello che è successo nel mio comune è stata una grandissima mancanza di rispetto nei miei confronti. Cioè, Ma si rende conto di che cosa sta facendo? Lei se la prende con un suo alleato, ok? Quando le decisioni della segreteria provinciale non dipendono io posso ragionare anche con la mia testa, non ho bisogno di ragionare tramite segretari provinciali o tramite io posso dire che la scelta che avete preso che avete portato avanti nel mio comune è stata una scelta che vi ha portato a perdere anche in maniera abbastanza netta. E è stata una grande mancanza di rispetto, io l'ho vissuta così. La guerra insomma è tutt'altro che chiusa e forse questa volta Villanova finirà sul serio nelle liste di proscrizione. Insomma, uno scontro non da poco, sempre intestino all'interno del centrodestra. Dare, al di là del fatto che poi appunto deve valere la coerenza, i valori in cui si crede, però queste baruffe in generale non aiutano, no? Cioè non aiutano un partito, un'alleanza, perché le persone rimangono abbastanza sorprese da conflitti che riguardano, da conflitti all'interno di una famiglia, no? Di un'alleanza, no? Ma sicuramente i conflitti non fanno bene, però bisogna anche farsi una domanda. Se ci sono i conflitti, capire se uno sta male deve farsi anche una diagnosi, no? Mi pare che ci siano 5 anni che non si fanno diagnosi. Io ho criticato fortemente Matteo Salvini quando, per le sue scelte, sia a livello europeo sia a livello nazionale, poi è passata oltre anche con il discorso di Vannacci, che nulla a che vedere con la Lega, ma lo dice lo stesso Vannacci. Allora, se ci sono queste anomalie, se c'è questo malessere e non c'è una riflessione interna, non c'è una segreteria politica federale in cui gli uomini che contano, ovvero i presidenti di regione, Zaia, Fedriga, Fontana, i capigruppi di Camera e Senato, il capogruppo del Parlamento europeo, cioè non entrano nelle scelte primarie del movimento politico e le linee di guida del movimento politico, le fa solo ed esclusivamente Matteo Salvini e non so con chi, è chiaro che poi... Forse Governini. La mia critica è sempre stata
diciamo, su Matteo Salvini, ma una critica per migliorare, migliorative, per evidenziare, diciamo, dei problemi che erano a livello territoriale, che poi a livello territoriale comportano queste spaccature, comportano queste diversità di vedute, comportano questa movimentazione diversa. Se poi andiamo e ci mettiamo a fare le espulsioni, allora in un momento in cui il partito Lega è al suo minimo, non dico storico, ma se arriva, si salva le europee con l'8 e 9, si salva le europee, cioè alle politiche due anni fa aveva fatto l'8 e 8, vuol dire che, e con 5 ministri, vuol dire che il tutto non, cioè non basta buttare dentro Tizio Caio per portare avanti quella percentuale del 9, 8, 9%, non cambia niente. Serve una direttiva politica, un programma politico, che in questo momento non c'è. In Europa cosa facciamo? Continuiamo a fare l'opposizione? Sì, si può fare l'opposizione, ma conterai assolutamente poco. Giorgia Meloni sta entrando con un suo componente all'interno dei 27, con Ursula von der Leyen, che io contesto. È stata criticata tantissimo, soprattutto per la gestione del Covid, perché ci sono state delle critiche feroci e non si è saputo nulla, perché non è che l'Europa poi sia una macchina perfetta, dà le regole, però le regole non le ha. Allora c'è stato uno scandalo in cui hanno trovato 150 sì. milioni di euro in contanti sì, dentro negli uffici dei parlamentari. Si è saputo più qualcosa? Si è saputo più qualcosa? Allora, se questa Europa deve dare le regole, prima dia l'esempio delle regole, che in questo momento non lo sta facendo. Io penso che Ursula von der Leyen abbia fatto il suo tempo, se ne deve andare, deve arrivare un'altra persona, concordata naturalmente con i 27, però non è questo il modo sicuro di partire con un altro quinquennio di Parlamento europeo, in cui naturalmente Giorgia Meloni, in maniera molto furba e intelligente, è entrata a capogruppo dell'ECR 5 anni fa e adesso si appresta a entrare nella porta principale, e quindi dove le regole si fanno. Ripeto, Matteo Salvini con la sua si va contro l'Europa, però va bene, avrai un ruolo marginale e quel ruolo marginale ti costringerà a fare degli emendamenti come ho fatto io ne ho perso il conto, però dei miei emendamenti sono il secondo europarlamentare per emendamenti, ma credo che siano, non so dove siano, ma penso che siano stati cestinati tutti in questo momento. Quindi dobbiamo capire che bisogna entrare e cercare di modificare una normativa che poi va a incidere sul tuo territorio. Ma la stavolta cambiamo l'Europa. Ma la modifichiamo solo se noi siamo all'interno di questo. Credo Fratelli d'Italia, se porterà Fitto all'interno come componente al posto di Gentiloni, sicuramente avrà un ruolo diverso, anche perché il governo si relaziona in maniera diretta con la Commissione europea. A proposito appunto di Europa, vediamo questo titolo della stampa, ne ha parlato prima anche il professor Pontelli, adesso Gianantonio Darè. Intesa tra Scholz, Macron e Tusk sui vertici europei. Via libera la nomina di von der Leyen, che quindi verrebbe riconfermata per altri 2 anni, presidente della Commissione, poi la estone Kallas e poi il socialista Costa e Antonio Tocchetto. Quindi si ripropone questo asse del PPE, al quale pare che Giorgia Meloni voglia, così per spirito di corpo e per avere un minimo di spazio, collaborare, cioè Giorgia Meloni sarebbe pronta ad entrare pur non facendo parte di questa compagine, ma diciamo per opportunismo, ecco, tra virgolette, no? Per avere dei margini di manovra. È cambiato qualcosa alla fine o no? Perché Giorgia Meloni chiede la vicepresidenza della Commissione, un portafoglio pesante che dovrebbe essere quello di Fitto. Però non sembra che l'Italia sia stata accolta con i tappeti rossi dopo. Allora, diciamo che in tutti questi mesi di governo Meloni, la Meloni ha cercato di instaurare un rapporto privilegiato con la von der Leyen, che è venuta anche parecchie volte qua. Quindi, diciamo così, è un gioco
di poteri, ma anche di rapporti personali che mi pare che non siano certamente secondari anche nella costruzione di questa Europa. Ma chi abbiamo mandato in Europa? Perché chiediamoci anche questo. Cioè, non è che le candidature che ci sono state in molte delle liste siano state candidature fortissime, sono state anche molte, in alcuni casi, delle bandiere. E quindi il fatto che ci sia un Parlamento che è composto da soggetti che probabilmente molti sono anche lì per la prima volta, e un governo consolidato di rapporti che anche per l'Italia sono stati in questo periodo qui molto stretti, perché il problema dell'immigrazione tutto sommato ha visto un governo europeo essere molto presente qui sul territorio, proprio perché la Meloni chiamava e chiedeva aiuto, anche se poi il risultato non c'è stato, perché poi gli abbiamo dato un sacco di soldi per poter fare un campo profughi in Albania, che ancora non si vedono i frutti. Però questi rapporti personali hanno sicuramente creato un grande asse, e adesso però vedremo anche come vanno le elezioni in Francia. Ecco, come... Le elezioni in Francia non sono proprio una passeggiata, perché sono state molto così improvvise da un Macron che non mi è mai parso una persona che abbia deciso, come dire, di animosità. Invece qui ha preso la decisione frontalmente, credo, spero per lui che abbia fatto dei conti giusti, con grandissima animosità che non ci si aspetta da una figura come Macron. E certo è che se l'Europa non riesce ad avere un ruolo primario nella geopolitica, questo comincia ad essere un grosso problema, perché a novembre, cioè domani, noi abbiamo le elezioni americane, e le elezioni americane sono molto complicate, perché da un lato c'è un Partito Democratico che arranca, perché la figura di Biden non è proprio, come dire, coralmente supportata. Dall'altra parte c'è un certo signor Trump che a me fa molta paura, lo dico onestamente. Quindi in una situazione americana di grande confusione, in un'Europa che sta arrancando, in una Cina invece che in gran silenzio però sta, come dire, prendendo un ruolo che c'ha da tanto tempo ma che continua ad espandersi, poi abbiamo anche il mondo dell'Asia che non è secondario, anzi dicono nelle università che i migliori studenti non siano gli europei, non siano gli americani, ma siano gli asiatici, su tutte le questioni, diciamo così, scientifiche peraltro. Quindi se l'Europa non riesce ad avere un ruolo importante in un complessa geopolitica che c'è in questo momento qui, è molto complicato. Poi però c'è anche la figura di Letta, che adesso susciterà un sacco di problemi dai presenti in questa stanza, però ha smentito di essere stato, come dire, coinvolto. Ma sì, questo è vero, però insomma può darsi che anche lui vada nel calderone. Grazie Tocchetto, volevo chiedere al professor Pontelli, però l'Italia ha votato, è l'unica che ha votato contro il MES, ha votato contro l'accordo Green, non si pone sempre in maniera così un po' ostile rispetto al resto ed ha fatto 27, bene, non doveva votare neanche, non doveva votare neanche l'altro trattato, in tutta sincerità, patto di stabilità, per un motivo molto semplice. Io ho sentito un'analisi interessante del consigliere Tocchetto, solo che secondo me parte da un principio di opposizione Tocchetto, sì, esatto, va ricordato, sì. Prima o poi sarà sindaca di scorza. Noi forse a livello geopolitico non abbiamo le idee molto chiare, io propongo la mia, non è quella giusta. Però comunque, noi siamo ancora con un'Unione Europea che non ha avuto negli ultimi 5 anni una politica estera che fosse una, ma ha demandato al segretario della NATO qualsiasi scelta strategica a livello politico e militare, perché noi a livello europeo, a livello di politica estera, non abbiamo nessuno, non è che abbiamo degli scarsi, non c'è nessuno. Secondo, l'avvocato Tocchetto ha parlato di Trump. Guardate che, ragazzi, che il nostro nemico non sarà Trump, il nostro nemico ora è la Cina.
Ricordiamoci questo, la Cina attraverso le automobili elettriche, ricordiamoci, finanziate con 320 miliardi di aiuti pubblici, mentre noi diamo gli incentivi, questo governo come l'Europa, per l'acquisto degli automobili cinesi. Pensate quanto stupidi possiamo essere noi, esatto. La Cina sta a una mira espansionistica non solo economica, ma politica. Una persona di media intelligenza, col minimo sindacale di quoziente intellettivo, se fosse in Europa, dovrebbe cominciare ad allearsi con, all'interno del BRICS, che è rappresentato dalla Cina, col suo maggiore antagonista, che è l'India. L'India, che è quella che ha il potenziale di crescita economica più forte per i prossimi 15 anni. E invece noi cosa facciamo? Andiamo ancora una volta con la mano tesa a chiedere soldi alla Cina. Perché? Perché esiste un problema di base, che è la Germania, che è sovraesposta nei confronti della Cina per quanto riguarda le esportazioni automobili. Quindi due sono le cose: o cominciamo a ragionare seriamente, cominciamo a ragionare di geopolitica, perché guardate, io lo dissi qua 2 anni fa, guardate che dopo la Cina il nostro grande problema sarà l'Iran. Guardate che nessuno pensa all'Iran, l'Iran sta arrivando alla bomba atomica. E un paese teocratico, per il quale le vittime sono solo un percorso che porta al massimo livello della divinità, questi la bomba atomica la buttano. E questo è una colpa che va completamente attribuita a Biden, perché esisteva con l'epoca. Voi avete paura di Trump, io spero che venga Trump, perché Trump aveva creato un'alleanza con l'Arabia Saudita, cioè il primo produttore al mondo di petrolio, gli Stati Uniti, col primo stato per quanto riguarda le riserve petrolifere, un'alleanza sunnita contro gli sciiti iraniani, che erano stati messi in un angolo. Biden, prima cosa che ha fatto a livello di politica estera, ha interrotto questa alleanza, tanto è vero che adesso l'Arabia Saudita è un nostro nemico perché si è sentita tradita, e ha riportato al centro della politica l'Iran, che in questi anni, se non fosse stato per Israele che ogni tanto lo attaccava, avrebbe già raggiunto la bomba atomica. Per cui gli scenari internazionali sono questi, non è Ursula von der Leyen, Fitto, gli incentivi all'auto elettrica. Noi stiamo andando verso un conflitto commerciale. Tanto è vero che l'esempio ce l'abbiamo dalle aziende americane. Buona parte delle aziende americane di microchip stanno mollando Formosa o Taiwan e stanno trasferendo al di là del muro ideologico, cioè evitando anche la filiera in Mar Rosso, in Germania o negli Stati Uniti o in Messico. Perché? Perché quella zona là per loro diventerà uno scenario di guerra, e se noi non ragioniamo in questi termini siamo i primi a doverne pagare le conseguenze. Grazie professor Pontelli. Voleva aggiungere Gian Antonio da Re? Ma diciamo, volevo dire sul fatto che Macron ha mandato subito alle elezioni, perché quando si è accorto del voto imponente che ha preso, la Le Pen, lui ha detto: se io vado subito al voto, anticipo tutti, faccio di un nemico unico la Le Pen contro tutto il resto, diciamo, dell'estremismo. È tanto rischiosa, però se in Francia prendi il Presidente della Repubblica, cioè comandi tutto. Ed è questa l'operazione, anche per impedire che la Le Pen, se la Le Pen vince, mette dentro anche lei nei 27 un suo componente, e quindi diventa sicuramente importante. È chiaro che la politica europea, come diceva chi mi ha preceduto, è comandata dalla NATO, cioè gli inglesi sono usciti dall'Unione Europea ma si sono trasferiti 1,5 km più avanti nella sede della NATO. Le direttive sono arrivate, direttive di 50 miliardi votate nel Parlamento Europeo senza discussione. Di cosa stiamo parlando? Questa è, diciamo, poi si parla sempre di grande Europa, ma l'Europa è anche questo, e la politica americana incide soprattutto su due nazioni, sulla Germania e sull'Italia, perché noi la guerra mondiale l'abbiamo persa, come il Giappone, e il trattato, diciamo, che abbiamo sottoscritto in bianco pesa fino al 2075. Poi ricordiamo che Macron si è autodanneggiato parlando di truppe di terra francesi da mandare in Ucraina, di truppe europee, e lì si è preso una valanga di voti, che sono andati, così si dice almeno, per protesta alla Le Pen. Simonetta Rubinato, tornando a noi, Meloni sconfitta lavora alla ritorsione, via i ballottaggi, cambiamo la legge. Questa è la lettura della
della Repubblica, no? Cosa? Credo che non debbano essere delle elezioni amministrative a stabilire quali sono le riforme a livello nazionale. Cioè, il problema del ballottaggio è il famoso doppio colpo che viene dato all'elettore che dapprima sceglie, diciamo così, la forza politica, insomma l'ispirazione politica che gli è più prossima, a livello locale sceglie delle liste anche colorate politicamente e poi nel ballottaggio sceglie il candidato sindaco che, visto che non è il suo, non è stato passato direttamente il suo, sceglie quello che gli è più affine vicino. Secondo me è un di più di scelta all'elettore, ma trattare il ballottaggio delle scelte amministrative e paracadutarlo semplicemente a livello nazionale, secondo me è un discorso sbagliato, tanto più che se si vuol fare, tra virgolette, un premierato, secondo me è indispensabile dirlo, se si vuole o no il ballottaggio. Diventa, secondo me, importante che ci sia. Ciò detto, sì. Quindi fare le riforme in materia elettorale, guardando a quello che è appena successo, anziché avere un'idea importante di una riforma e possibilmente sulle regole così importanti avere un minimo di condivisione, non dico con tutte le opposizioni, ma un minimo che non sia solo una partita interna, credo sarebbe importante, perché sennò ogni volta qui ci si fa le riforme che vengono sconfessate, poi ribaltate, ma questo è un paese che da questo punto di vista purtroppo sono 20 anni che non fa un passo in avanti, e anche dove ha fatto delle riforme, l'abbiamo detto prima per il titolo quinto, non le ha attuate, perché al di là dell'autonomia 116, io penso al 119 della Costituzione, che tutti citano, che è fondamentale. Quell'articolo è fondamentalmente stato messo in Costituzione anche per dare un segno di efficienza e di responsabilità, perché dice basta finanza derivata dallo Stato, basta trasferimenti, i territori devono esercitare le funzioni chiedendo ai cittadini le risorse e rispondendo, rendendo conto di quelle risorse. Dopo dei trasferimenti si fanno a chi ha bisogno di perequazione perché è a minore capacità fiscale. Ma la regola dovrebbe essere che i soldi non vanno a Roma e tornano indietro, ma che le imposte su base locale, una parte del gettito rimane sui territori e sindaci, piuttosto che presidenti di regione e di provincia, avrebbero. Quello, il 119, ad oggi non è stato attuato, direttore, cioè proprio siamo fuori dalla Costituzione. Detto questo, vorrei tornare un attimo su questa questione della, se posso, della geopolitica. Sì, allora, questa è la classe dirigente che c'è. Ed è la classe dirigente che manda in Europa la classe dirigente che c'è nei nostri paesi. Cioè, c'è una classe dirigente che è questa, non è quella di chi aveva fatto evidentemente il dopoguerra, che aveva vissuto, che aveva una certa statura, questa è. Ora, Europa, cos'è l'Europa? L'Europa è una federazione di stati. La NATO, anche la NATO è un'alleanza. Cioè, perché l'Europa prende ordini dalla NATO se è vero che prende ordini dalla NATO? L'Europa semplicemente non ha una politica estera comune perché non ha una competenza forte, perché gli stati non gliela stanno dando, non gliela vogliono dare in politica estera, per cui ogni stato vuole gestirsi la sua politica estera. Non è che l'Europa è brutta e cattiva perché non vuol fare politica estera, deve mettere lì, adesso metteranno la Callas probabilmente di un piccolo paese, magari è anche una valle, io mi auguro che sia, possa fare meglio di più della Mogherini piuttosto che dello spagnolo, quello che è appena finito, come si chiama? L'attuale. La Mogherini, me l'ero no, anche la Mogherini l'attuale è? Lo spagnolo, vabbè, non importa. Ecco, mi auguro che possa fare di più e meglio, ma il punto di fondo è che ogni Stato, soprattutto i sovranisti, la politica estera se la vogliono fare loro, quindi invocare l'Europa. La NATO è un'alleanza in cui la voce più grossa la fa quello che mette i soldi, perché è un'alleanza di difesa e c'è chi ci mette i soldi e chi non ne mette abbastanza, e quindi ovviamente uno dice ragazzi, c'ho la voce un po' più grossa della vostra. Anche lì è questione di scelte che dipendono da chi governa i paesi europei, non è che c'è un altro posto dove qualcuno brutto e cattivo non vuole le cose, semplicemente ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Questa è la verità, ed è vero quello che è stato detto. Viviamo in uno scenario di grande incertezza con Iran, Cina, Corea del Nord. Insomma, c'è da aver paura, perché quella è gente che le bombe atomiche le stacca senza problemi. Ecco, siamo in grado noi di costruire un'Europa che invece che tremare
prova a dire qualcosa di forte, magari anche in paritaria alleanza con gli Stati Uniti. Questa, però poi alla fine dipende dai nostri capi di Stato, da chi eleggiamo, dalla classe dirigente che mandiamo in Europa. Le posso fare, le risponderò con una battuta. E con ma non era una risposta assolutamente. Le priorità dell'Unione Europea sono quelle che hanno approvato oggi di aumentare i biglietti aerei da 1 a 77 euro. L'Unione Europea è ancora solo un mercato. Esatto. È questo, secondo, deve essere altro. Vediamo il titolo, così capiscono tutti. L'Unione Europea obbliga le compagnie aeree a inquinare di meno, le aziende scaricano i costi sui passeggeri nonostante i profitti da capogiro, rincari fino a 70 euro a posso aprire una domanda? Posso fare una domanda a tutti loro che sono esperti? No, professore, no, guardi, abbia pazienza, cioè, devo ancora sentire. Abbiate pazienza, facciamo anche le domande. Allora, tutto, ma... onorevole Caon, vediamo un servizio su un raduno, presunto raduno fascista sui Colli e le conseguenti polemiche, vediamo. Bandiere con croci celtiche, saluti romani e boia chi molla, un vero e proprio raduno fascista al Parco Fiorine sui Colli Euganei, quello che denuncia la rete degli studenti medi con un video che hanno ricevuto e rilanciato sulle loro pagine social. I protagonisti sono, dicono gli attivisti della rete degli studenti medi, i giovani di Azione Studentesca, Azione Universitaria e due movimenti giovanili del partito della Premier Giorgia Meloni. Il raduno è dello scorso 20 giugno, solstizio d'estate, la manifestazione che festeggia il Sol Invictus era stata annunciata quella mattina tramite gli account social delle associazioni studentesche di destra. Conosciamo bene queste realtà, sappiamo come l'estrema destra giovanile si muove da ben prima che l'inchiesta girata in queste settimane facesse emergere la verità agli occhi di tutti. Una verità che si nasconde nelle trame della rappresentanza studentesca e universitaria e purtroppo anche in quella dei partiti. Realtà che hanno degli elementi culturali di riferimento che non ci possiamo più permettere di ignorare e che denunciamo con forza. Presidente Meloni, cosa ha da dire al riguardo? Come sindacato studentesco la nostra richiesta è chiara. I movimenti e le associazioni di ispirazione neofascista devono essere sciolti. Allora, onorevole Caon, noi, almeno io, ho fatto gli anni di piombo, li ho seguiti a Milano e ho visto di tutto, dall'omicidio del commissario Calabresi, poi fino a tutto quello che è successo anche più avanti, andiamo verso una deriva autoritaria, perché questo è uno dei motivi dello scontro Meloni-Schlein, è che la Meloni dice alla Schlein che usa toni da guerra civile, la Schlein dice ma non è vero, a cosa si sta riferendo, sta di fatto che si continua anche sulle reti, grandi reti, sentir parlare dibattiti di fascisti, antifascisti, cosa ne pensa? Allora, partendo saluto dal presupposto tra gladiatori. Partendo dal presupposto che è condannabile, però voglio dire perché esistono i telefonini, una volta non esistevano e quelle cose là c'erano tutti i giorni lo stesso. Vorrei però sottolineare una cosa, che è proprio la politica che purtroppo, essendo vuota, si sta polarizzando sul nulla. Tu sei fascista e tu non sei, e io sono antifascista. Oppure tu sei Vannacci e io domani verrà fuori, tu sei comunista e io sono anticomunista, perché ormai non è che il comunismo in giro per il mondo abbia risolto i problemi, anzi li ha creati. Vorrei tornare un po' indietro sul discorso un po' del geopolitico. Faccio una previsione. In Israele ci sarà una grande guerra civile e sarà un problema per tutto il mondo. E Trump non si scontrerà con Biden, ma gli ultimi due mesi metteranno la moglie di Obama. Ma non possono fare tutti Michelle. I passaggi dei congressi, come fanno? Articolo quinto, chi gai schega vinto che in America. Michelle, quindi non preoccuparti. Alla Casa Bianca. Non facciamo. Non preoccuparti per quelle cose là. È possibile. No, vedrai. Tireranno fuori all'ultimo momento la possibilità, l'uomo non ce la fa, come si fa? Se uno non può fare campagna elettorale non è più eleggibile, cosa fai? Eleggi solo Trump? Perché ci sono delle regole? Ma non è detto che non ci arrivi in campagna elettorale. Ma ipotizziamo, se lo vogliono lo mettono a casa a letto, se allora lo vogliono. Spostano le elezioni di novembre. Sì, tutto possono fare in America, tutto.
Okay. C'è anche Kamala Harris. Detto questo, io spero che la Meloni non si faccia prendere dal voto meridionale, che porti avanti un minimo di autonomia, come ha detto questa sera, come si è impegnata, perché alla fine è un impegno che ha fatto questa sera sotto certi aspetti, a quelle regioni che l'hanno richiesta, che sono presi tanti impegni nel giorno 7, sono 7 ormai le regioni che l'hanno richiesta, e che si cominci quel tragitto. In ogni caso questa legge ha portato a una cosa, ha portato a un in risalto, anzi a galla, veramente il nord contro il sud. E per un autonomista convinto come sono io, forse è anche un bene. È ora di cominciare a capire chi è di qua e chi è di là, anche nei propri partiti di appartenenza. Vediamo Forza Italia che si è spaccata, il PD non parla, ma perché non può parlare, massimo quello del Veneto. La stessa Lega ha dei problemi, perché la Lega nasce come partito del nord, oggi è un partito nazionale, e a mano che si andrà avanti e che si terrà sotto pressione la soluzione di portare in maniera definitiva l'autonomia, io penso che ne vedremo delle belle dentro i propri partiti. Perché non è che si sta a guardare il bene del paese, ma si sta a guardare il bozzolo dei voti che mi possono permettere di ritornare in Parlamento o ritornare a fare il governatore. E qua sarà il grande problema. Da tenere in considerazione, nessuno lo sa, che quando abbiamo firmato per il PNRR ci sono due passaggi che l'Europa ci richiede: un'Italia che abbia federalismo fiscale. E se non c'è quel passaggio là, vengono meno anche il discorso dei soldi che ci devono. L'ultima rata. 33 miliardi. L'ultima rata. Federalismo se non c'è fiscale. Quel passaggio là, nessuno lo sa. Ma c'è ben scritto. Tanti politici, tanti miei colleghi parlano, ma quel passaggio là. E l'ultima rata è per chiudere i cantieri, quelli che riusciremo a chiudere. E senza quella rata là ci metteranno in grandi difficoltà, perciò è inutile che adesso parlino, facciano tanta melina e tante discussioni della slime, solito discorso nord contro sud, fascisti e antifascisti, perché siamo arrivati a questo, nord contro sud, fascisti e antifascisti. L'Europa difficilmente ci darà la possibilità di prorogare ancora, perché noi siamo abituati con la pacca sulla spalla, massimo in meridione, dai, aspetta un attimo, dai che adesso ci mettiamo d'accordo e andiamo per le lunghe. Solitamente da Re lui segna, se c'è una data, quella va rispettata, visto che è stato in Europa per 5 anni. Allora, sentiamo, grazie Caon, sentiamo Rosa Poloni su questo, sull'Europa, se vuole, oppure anche su questa deriva autoritaria di cui si sta parlando. Lei pensa che sia davvero... Io sto pensando che la sinistra ha fatto i conti con il comunismo e l'ha rinnegato, ha fatto i conti e ha detto non è questo, non è l'autoritarismo, non è quello il modo di stare a sinistra. Stare a sinistra è stare insieme, è collaborare. L'estremismo non fa parte della sinistra, l'ha rinnegato la sinistra, il comunismo estremista l'ha rinnegato, il comunismo, la destra non ha fatto altrettanto. Ci sono le derive, sia a destra che a sinistra. Gli extraparlamentari sono sempre esistiti, ma la Meloni non ha mai condannato questi, anzi la sorella nel servizio di fanpage va nella sede di questi gruppi estremisti. Quindi io non credo che la Meloni sia fascista, e anche a me non piace questo dibattito fascismo-antifascismo, però il fascismo non deve essere condannato, è reato il fascismo in Italia, la costituzione del partito fascista è reato in Italia, in Germania queste cose sarebbero già tutte in galera. Quindi io credo che dobbiamo diventare tutti più democristiani, nel senso gli estremismi non vanno bene né a destra né a sinistra, dobbiamo fare i conti con questi estremismi e rinnegarli, non dare spazio, mentre mi pare che a destra stanno dando un po' troppo spazio. A sinistra li ha condannati,
nessuno vuol dire, cioè, mi chiedono se dici anticomunista, ma non sono comunista, cioè quel comunismo becero, guerrafondaio, Brigate Rosse, quegli anni lì, non esiste più, non lo vogliamo più che esista, non deve esistere neanche a destra, perché sono stati anni bui, ha ragione il direttore, sono stati anni in cui hanno gambizzato tanti giornalisti, in cui hanno gambizzato sindacalisti, in cui c'è stato veramente il terrore, e l'economia non cresce quando c'è terrore, quindi bisogna fare i conti anche a destra, anche con Casa Pound, anche con tutte queste deviazioni, anche con i centri sociali si devia, perché il decreto rave lo hanno fatto, facciano anche il decreto contro queste derive neofasciste. Grazie Rosa, dobbiamo dare pubblicità, poi l'ultima parte vedremo come cambierà il Consiglio regionale, perché se ne vanno Finco, se ne va la Donazan, per cui ci saranno ovviamente degli innesti, e poi vedremo anche la decisione di Vladimir Putin di chiudere, di bloccare l'accesso ai siti della RAI, della Stampa, della Repubblica e della 7 come ritorsione a chiusura di siti di organi di stampa di Mosca. A tra poco, state con noi, grazie. Di nuovo in diretta con Focus, l'ultima parte, Zuffa, Meloni, Schlein sull'autonomia. Adesso cambiamo titolo e diamo quello che riguarda Putin, vediamo come ha titolato l'ANSA, Mosca oscura i media stranieri, anche RAI e siti italiani, la Stampa, la Repubblica e la 7, la Farnesina dice misura ingiustificata, stop all'accesso ai siti di 81 media di paesi europei in risposta ad analoghe misure adottate contro tre russi. Onorevole Darè, che tipo di ritorsione è questa? Se continuiamo a fare restrizioni alla Russia, è chiaro che poi c'è questo comportamento, cioè chi la fa l'aspetti, cioè è sempre un'escalation continua contro la Russia, e la Russia si difende chiaramente mandando a casa giornalisti e quant'altro, quindi veramente è da capire se a novembre cambierà qualcosa nel governo americano, nella presidente americano, perché sinceramente questa guerra in Europa sta logorando l'economia soprattutto europea, perché chi paga le spese poi alla fine sarà comunque l'Europa, la ricostruzione dell'Ucraina sarà a carico dell'Europa. E la guerra sta diventando pesantissima per tutte le economie europee, e quindi questa guerra. E muore gente, teniamo conto anche. Ma dovesse essere rieletto. Alla fine della fiera ormai si parla di 500.000 morti. Dovesse essere rieletto Trump, secondo lei migliorerebbe? Trump ha già detto subito che porrà fine a questa guerra, perché probabilmente lo scenario di guerra si sta spostando in altri teatri mondiali, e che questa è una guerra fatta per distruggere l'economia europea e soprattutto quella l'economia tedesca. Si legge così si dice in Europa, e purtroppo è una realtà. Adesso le nostre economie sono veramente in difficoltà, non è possibile, si cerca di fare un'unità di guerra unica in Europa, però manca la capacità politica di poter decidere, che in questo momento non c'è e non ci sarà, perché nazioni come l'Italia, come la Germania, ricordiamoci che il primo partito che governa l'Europa è il PPE, è il primo partito tedesco. Andranno avanti Francia e Germania in teoria a dare le carte. Mestriner, sulle guerre, cioè la tensione non si allenta, c'è chi butta in continuazione benzina sul fuoco, non ci sono alle viste tregue, trattative, cioè sembra siamo nelle mani di un gruppo di pazzi, insomma, no? No, io non la penso così, per carità, io non, nel senso, sono, la mia opinione vale davvero come no, quella certo, dell'uomo no, ci mancherebbe della strada. Però io non la penso così, perché secondo me noi italiani abbiamo questa idea dove alla fine insomma si deve trattare su tutto,
Poi alla fine, insomma, cosa va tu combattere? Vabbè, ma insomma, allora, dai. Vabbè, delle due l'una, o si tratta o si fa la guerra per sul serio. No, cioè, sarà inutile andiamo avanti così, sì, tira e molla. Ma noi italiani. Quanto andremo avanti? Noi italiani siamo così, però qua c'è un dato di fatto: c'è un paese che viene invaso e viene bombardato. Ci piace, non ci piace, sì, ma anche lui, anche loro, anche qua, anche là. È colpa sempre di tutti, tutto quello che volete. Però qua c'è una situazione di questo genere. Allora, da questo punto di vista qua, chi sta invadendo si ferma oppure no? No, no. Non si ferma. E quindi non, siccome non si ferma, minimamente. E siccome non si ferma, la guerra non finisce. Perché non può finire, se no con la resa di chi si sta difendendo. Scusi, ma se lei fosse Putin si fermerebbe? Certo. Putin, certo, ma certo, lo conosciamo, devi, Putin. Certo che ti devi fermare, perché no, la gli sta dissanguando il suo paese. Non si fermerà mai. Stanno dissanguando, lui sta dissanguando il suo paese. E a un certo punto dovrà fermarsi, perché sta dissanguando il suo paese. Problema e in ogni caso, è in ogni caso, nel momento in cui comunque lui decide di non fermarsi, se noi finiamo di aiutare chi si sta difendendo, e il paese viene totalmente invaso. Scusa, ma la diplomazia esiste ancora? Deve esistere la diplomazia. Tony, io mi fermo un attimo, perché io non sono un esperto di diplomazia e non mi sto qui a figurare che cosa si potrebbe fare per convincere Putin a fermarsi. Non lo so, non sono neanche un esperto di economia russa. Mi permetto di dire però che in questo momento, dopo due anni di rotture di scatole e compagnia della briscola, Putin continua ad attaccare. Allora, la diplomazia ha fallito, si è messo in mezzo il Papa, si è messo in mezzo tutti, i Zendai tutti quanti, a fare tutta una serie, il turco. Ma la diplomazia tutti, europea non è ma mai la diplomazia andata europea, la diplomazia europea può fare quello che si vuole, a meno che si raggiunga l'obiettivo di convincere Putin a fermare l'invasione. La diplomazia europea non è riuscita a convincere Putin a fermare l'invasione. Ma no, detto non c'è questo, stata la diplomazia non europea. Non c'è stata nessuna diplomazia europea. Benissimo. Io però ha dico. Ha trattato il turco Erdogan. Sì, aspetta però, Papa, Tony. Basta. Tony, la diplomazia prevede sempre che uno, per fare attrattive diplomatiche, deve avere un esercito. L'Europa non ha l'esercito, l'Europa non è un soggetto autonomo. Il soggetto autonomo è NATO, ma l'Europa con Stati Uniti d'America. Ma l'Europa sta dando i soldi, attenzione. Sì, l'Europa sta dando i soldi a chi? Sta dando i soldi a quelli che si stanno difendendo per difendersi. Allora, L'Ucraina se vogliamo dire... L'Ucraina ha perso. Ma noi abbiamo perso l'Istria, loro perderanno il Donbass. Un'altra qua, un'altra qua. La vita umana. Un'altra qua, sì, la vita umana. La sindacalista Polloni che adesso ci ragiona. L'Istria. Ma che ceduto l'Istria? Guarda che non l'hai ceduta, l'hai persa in guerra. Guarda che non l'hai ceduta. Stai facendo un esempio. Stai facendo l'esempio sbagliatissimo. L'Istria non l'hai ceduta, l'hai persa in guerra. Dopo aver fatto è stata ceduta come tagli di guerra. L'Istria è stata con uno della Dalmazia. No, l'Istria. No, il puttanate stai dicendo te. L'Istria è stata invasa. L'Istria è stata invasa come danni di L'Istria è stata invasa dall'esercito di Tito. L'Istria è stata invasa con le armi dall'esercito di Tito. Non è stata ceduta in pace, neanche come trattativa. Poi il trattato di Osimo ha riconosciuto, dopo l'invasione dell'esercito titino, ha riconosciuto che lo status quo deve essere mantenuto. Non dire puttanate tu. Non dire puttanate tu. Quindi. L'Istria è stata invasa militarmente, sì. Ok? Con le armi, non è stata la trattativa, abbiamo fatto la trattativa. Hanno riconosciuto ciò che le armi hanno determinato. Allora noi, se vogliamo che l'Ucraina diventi russa, dobbiamo prendere, non dare più finanziamenti e dire: ragazzi, a me non interessa assolutamente nulla che siete stati invasi. Dovete prendervela, cazzi vostri,
perché non abbiamo altro a cui pensare. Io voglio domani mattina, domani mattina, domani mattina ci fosse. Non si tratta solo del Donbass. Non si tratta solo del Donbass. Putin non sta invadendo solo il Donbass. State sbagliando. Studiate la, studiate la geografia. Studiate la geografia. Putin sta invadendo anche non il Donbass. Kherson non è in Donbass. Okay? La città di Kherson, la città di Odessa non è in Donbass. Non c'entra nulla il Donbass. Non c'entra nulla il Donbass. Putin. Scusate, no, mi fermo qua. Mi fermo qua perché voi siete abituati anche nelle conversazioni a usare la violenza nei confronti di chi si sta difendendo. Quindi tu, Tocchetto, tu hai parlato prima. Tu hai parlato prima di geopolitica. Tu hai parlato dell'Asia, hai parlato dell'Asia, hai parlato dell'Africa, hai parlato di tutto. Allora, perché sei grande esperto. Simonetta Rubinato, volevo solo ricordare che l'operazione speciale aveva l'obiettivo di invadere l'Ucraina e arrivare a Kiev. Questo era quello che tutti, che lui pensava di fare in pochi giorni. No, io sto raccontando la storia. Era quello che voleva. Tutti sono rimasti stupiti del fatto che non ci sia riuscito e che l'Ucraina abbia voluto in qualche modo resistere, perché sennò ci sarebbe la guerra, eh? Lui voleva farlo, gli altri si sarebbero arresi, boh. Purtroppo la questione è un po' più complessa e purtroppo tutti noi vorremmo che bastasse la diplomazia per risolvere una questione come questa, ma di fronte a persone che, beh, poi prima qualcuno ha detto è una ritorsione quella che viene chiusa la porta ai media occidentali rispetto a, ma scusatemi, vi pare che c'è la libertà di stampa e dei media in Russia? Cioè, così mi domando se c'è, perché noi trattiamo quelli loro come i nostri, che in teoria con tanti difetti che poi l'abbiamo, però insomma i media occidentali un po' più di libertà ce l'hanno, se non altro fanno un bel po' di casino da diversi fronti. Mi pare che le voci per dire tutto il contrario di tutto le abbiamo e che quindi un minimo un po' di più di libertà di stampa ci sia. Quindi io credo che questa azione di ritorsione di Putin sia tale e quale quella di un dittatore che pensa di poter invadere impunemente, violando le regole internazionali, i paesi, che sta assaggiando il ventre molle dell'Europa, perché a un certo punto ha detto proviamo, tanto questi non reagiranno, se non c'è la NATO questi non hanno manco le armi per rispondere. Ora io tifo per una soluzione diplomatica, ma non possiamo pensare che un redivivo dittatore come questo abbia davvero voglia di fermarsi solo perché qualche ambasciatore va a dirgli che so anch'io che probabilmente bisognerà trovare un compromesso per chiudere questa guerra, ma il punto è che il compromesso andrà trovato nel momento in cui, esattamente, e possibilmente bisognerebbe portarlo a trattare non da una posizione di grande forza. Anche quella volta, cioè voglio dire, quando gli inglesi decisero e supplicarono gli americani di entrare nel conflitto contro Hitler, anche i francesi si erano acquietati a essere occupati, tutti si erano acquietati, con la diplomazia avevano mandato Mussolini a trattare con gli inglesi perché gli inglesi non entrassero in guerra. E però ragazzi, se quelli non avessero tenuto duro... Però è diverso, lo scenario No, ma io non voglio dirti che è uguale, non è uguale, ma ti voglio dire che non sempre basta la diplomazia, non sempre basta la diplomazia, non sempre basta la diplomazia. Io ho usato questo paragone per dirti, ma perdonami, ho detto questo, ti ho detto che non sempre la democrazia può farcela quando uno ha un obiettivo di un certo tipo e ragione in un certo tipo, di modo di imperialismo rispetto a un altro paese. Comunque l'Ucraina deve arrendersi, punto, va bene. Dove eravate voi quando nel 2014, voi del PD, l'unico governatore, l'unico primo ministro italiano che è andato all'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali in Sochi, chi è stato l'unico ad andare? Quello del PD di Enrico Letta. Perché? Perché aveva divisione? No, perché sperava di ottenere l'appoggio
per la candidatura di Roma alle Olimpiadi. Quindi non esiste, siete stati voi che avete creato Putin, perché avete cercato voi tutti quanti in generale. Una cazzata del genere, ti prego, che io credo. Putin è una creatura dell'Occidente, perché quando la Germania ha accettato e ha state, perché tutti parlate meno che della Merkel. Che sia stato corteggiato. No, corteggiato, favorito. Perché la Merkel, nessuno di voi parla della Merkel, che ha creato la Germania come il primo fornitore di gas per Europa e l'Hub, dove noi paghiamo le tasse alla Germania per avere. È lo stesso discorso, perché voi avete cercato di comprarvi Putin con i soldi. Parliamo voi in generale, non ho detto Simonetta Rubinato, ho detto l'Europa ha cercato di comprarsi Putin vendendogli quello che noi abbiamo. Si è messa sotto la sua dipendenza energetica. Esatto, è stata una scelta giusta. È stata una scelta giusta. Che questo era giusto. Esatto, adesso tu mi vieni a dire che bisogna fare un esercito. Chi l'ha detto che bisogna Lui l'ha detto, che ci vorrà un esercito. Io ti stavo solo dicendo, sotto l'idea. Se vuoi fare politica, sì, se no fai chiacchiere come fai te. Sai come fai? Sai come riduci Putin? Togliendoli i soldi. E l'unico che possa farlo sono gli Stati Uniti, volendolo. Sì. Allora, è una lotta tra grandi potenze. Noi non siamo niente. Rendiamoceli conto, l'Europa non è nulla. Siamo 500 milioni di persone in 8 miliardi e mezzo. E vecchi. Dai, allora, l'unico che può farlo è Trump. Scusate, se chiudiamo con Rosa Poloni e Roberto Caonna, abbiamo ancora 3-4 minuti, prego. Dobbiamo decidere che le vite umane sono più importanti delle patrie e dei confini. Ci sarà tempo per rifare i confini, per rifare tutto. Salviamo le vite umane. Qua stanno decidendo di mandarci in guerra. Alla fine ha ragione Macron. O ci andiamo in guerra da... Mistriner, stai zitto un attimo. Mamma mia. O andiamo in guerra davvero, o cerchiamo una soluzione diplomatica, anche cedendo qualche pezzo di territorio. Sì. Ma noi gli abbiamo messo i missili al confine, è dal 2014 che stanno guerreggiando in Donbass. Quindi non si sono... Putin non si ferma, anche perché ha fatto il forum economico. 137 paesi hanno... erano in Russia, la Cina, l'India, sono tutti con la Russia, quindi dove vogliamo andare? O collaboriamo o cerchiamo di... parliamo di, capite che parliamo di geopolitica e parliamo di autonomia, stiamo un po'... il mondo sta cambiando nonostante i nostri schei che vogliamo che restino qua, compriamo tutti su Amazon e dopo vogliamo aiutare i produttori qua. Il collegamento tra Amazon e Putin è meraviglioso. No, capiamo, è un mondo davvero strano e non si risolve in destra, sinistra, allora, bianco e nero. Però secondo me le vite umane vengono prima di qualunque economia. Allora, qualcuno ha scritto fra un po' sarete tutti in uniforme e poi vedremo che cosa succederà. Roberto Caon, chiudiamo con lei su questa, insomma, la geopolitica, le due guerre in corso. Con l'autonomia. Io voglio chiudere con l'autonomia, perché prego. Io sono convinto che se vogliamo cercare di rimanere dentro a un sistema economico dove possiamo ancora contare, dobbiamo cominciare a guardare la nostra spesa pubblica. E è un motivo di riorganizzazione di questo paese per guardare la spesa pubblica è proprio creare tante botti e controllare il vino se è buono o meno buono, ed è il federalismo che serve. Continuare a piangersi addosso, continuare a piangere come sento certi politici del sud, per continuare a fare debito, io penso che tra 2-5 anni, invece di avere 100.000, 10.000, quello non lo so il numero esatto, di ragazzi che ci vanno via, ne avremo esattamente il triplo. Ed è il grande fallimento che noi facciamo, perché quella famiglia magari ha mangiato pane e mortadella per mandare i figli a scuola. Noi come comunità abbiamo messo il 70-80% solo per quanto riguarda perché possa prendere il pullman per andare in quell'università. Nel più bello che abbiamo formato un bravo ragazzo, un bravo laureato, cosa ci ritroviamo? Ce lo ritroviamo che va a lavorare all'estero. All'estero, siccome deve sgomitare, da far vedere che è un bravo italiano,
crea qualche novità, crea qualche brevetto, quel brevetto naturalmente è in quel paese nasce un'economia che fa concorrenza all'economia nostra, che ha dato da mangiare a tutto questo sistema per creare questa persona. È il fallimento totale che possiamo avere in questo paese. Grazie a tutti, grazie, dobbiamo chiudere, siamo oltre il limite, chiudiamo con un titolo che troverete su tutti i giornali domani, giornali nazionali. Vera Slepoi, la procura di Padova indaga per omicidio colposo, è stato aperto un fascicolo, la famiglia presenta un esposto, si sentiva in salute. Allora grazie a tutti i nostri ospiti, Rosa Poloni, lavoratori precoci, grazie molto. Buonasera. L'imprenditore e l'ex parlamentare Roberto Gaon, grazie molto. Buonasera a tutti. Ex parlamentare Simonetta Rubinato del Veneto per le Autonomie, grazie molte. E grazie al nuovo sindaco, già stato sindaco e quindi torna di nuovo sindaco a Scorzè, Giovanni Battista Mestiner. Buonasera. Grazie Mestiner. Gian Antonio Darè, grazie, grazie Darè, grazie della lista Darè, grazie molte. Antonio Tocchetto del Partito Democratico, sì, grazie avvocato. A presto. Faremo grazie. La grande Treviso mettendo Scorzà. E grazie al professor Francesco Pontelli, è stato un dibattito vivace come sempre, Focus si conferma in tutti questi anni e ancora oggi il talk più seguito del Nord-Est, grazie ai nostri ospiti e grazie a chi ci segue e grazie alla regia. A Fabrizio Bazzoni, il nostro regista, che tra un po' andrà in pensione, siamo disperati. È giovane. È un ragazzo. Venerdì va in pensione, robe da matti. Ha cominciato a lavorare presto. Poi lo riprenderemo in qualche modo. Non è pensabile che Focus non ci sia Focus ancora. È meglio che non ci Fabrizio sia Bazzoni. Ma non Bazzoni. E io grazie, vado a fare la regista, guarda, e grazie a Marco Gagliazzo, grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo domani a Focus TG a mezzogiorno, arrivederci.